Allora, buonasera a tutti. Mi presento, qualcuno già mi conosce, mi chiamo Luciana Bovone e faccio parte del piccolo gruppo che si interessa dell'aggiornamento all'interno del nostro ordine. Con questo ruolo porto infatti il saluto del nostro presidente Roberto Carlo Rossi, che è impegnato in un incontro istituzionale, e naturalmente dell'intero Consiglio. Questo evento ci è stato suggerito, mi piace dirlo, da due pediatre che stasera saranno con noi, la dottoressa Patrizia Tagliabue e la dottoressa Marina Picca, che ringrazio. Naturalmente il loro suggerimento è stato preso al volo da noi, dall'ordine, perché la necessità di capire a che punto siamo in questa tremenda vicenda e avventura è un comune sentire. Abbiamo oltretutto la fortuna di ospitare tre illustrissimi esperti della materia, che ringrazio sentitamente per la pronta adesione al nostro invito. Ma di come è nato ed è stato organizzato l'evento, ci dice due parole la dottoressa Marina Picca, che è stata la coordinatrice scientifica di questo evento. Prego, Marina. Buonasera, grazie. Intanto grazie ai partecipanti a questo incontro, grazie all'Ordine dei Medici che ha accolto questa proposta di lavoro, grazie ai relatori e ai moderatori che hanno accettato di trascorrere queste ore a parlare ancora di Covid. Devo dire che l'idea di preparare questa iniziativa era nata proprio un po' dalla preoccupazione che dopo le vacanze, dopo la pausa estiva, ci potesse essere una recrudescenza diciamo, una recrudescenza pandemica, naturalmente con la ripresa delle attività sociali, economiche e scolastiche. Quindi c'era il desiderio di poter in qualche modo affrontare un'eventuale recrudescenza con un'esperienza alle spalle, quindi con delle modalità e degli strumenti che ci potessero aiutare ad affrontarla forse in maniera più competente e più consapevole. Quindi abbiamo coinvolto relatori davvero di grossa esperienza che ci aiutassero, e questi sono un po' gli obiettivi di questa serata, a capire come effettuare un buon tracciamento sul territorio. Questo per ridurre al massimo ovviamente il rischio di contagio, ma anche di poter evitare o comunque modulare le chiusure a cui siamo stati abituati un po' negli anni passati. E quindi cercare anche di conoscere gli strumenti, le azioni che sono state approntate per affrontare al meglio la ripresa, che possiamo dire una ripresa un po' più sicura rispetto al passato, questo sia per le attività lavorative che per le attività scolastiche. Quindi ringrazio ancora il gruppo di relatori e moderatori che ci aiuteranno in questi obiettivi, che sono obiettivi piuttosto ambiziosi. L'iniziativa sarà, abbiamo cercato di organizzarla in questo modo, ci saranno le tre relazioni, alla fine delle quali apriremo la discussione. I partecipanti potranno scrivere le loro domande troverete in basso proprio l'icona domande e risposte, in modo che possiamo noi raccoglierle e sottoporle ai relatori. Intanto passo ancora la parola alla dottoressa Bovone, che deve dirci ancora qualche aspetto tecnico e poi entriamo nel vivo dei lavori. Grazie ancora. Grazie, grazie dottoressa Picca. Ancora 2 minuti per poche informative. Naturalmente possono essere poste domande cliccando l'icona D ed R nella barra dei comandi sotto il video. E le risposte saranno date al termine del nostro webinar. E ora poche regole relative agli ECM. Mi è stato concesso questa diapositiva che riassume il contenuto di queste regolette. Queste 2 ore saranno trasformabili in 3,6 crediti, e questo numero è legato al fatto che si tratta di una FAD sincrona e che tocca l'argomento Covid, considerato da Agenas un tema speciale.
Naturalmente il webinar andrà seguito per intero, per tutto il suo percorso, per poi procedere, poi potrete procedere alla compilazione del questionario. Ricordo, come dice la slide, che la compilazione sarà possibile dalle ore 12 di domani, 30 settembre, sino a mezzanotte di sabato 23:55, mezzanotte di sabato 2 ottobre. E potete tramite la brochure fare il vostro percorso tecnico. È facile, assolutamente. Abbiamo terminato l'introduzione. La parola, quindi, direi la passo subito alla prima moderatrice. Avremo tre moderatrici. La prima è la dottoressa Patrizia Tagliabue. Prego, dottoressa Tagliabue. Allora, io ho il piacere di presentarvi il professor Pierangelo Clerici, che è il presidente dell'Associazione Microbiologi Italiani ed è anche direttore dipartimentale della medicina di laboratorio della microbiologia della SST Milano Ovest, che ci parlerà di un tema che comincia a essere veramente importante sul territorio e un po' scottante anche, che è la rilevazione di SARS-CoV-2, strategie di testing sul territorio. Buonasera a tutti e grazie all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Milano per avermi invitato a questo webinar che è estremamente interessante per i motivi per cui viene proposto. Io mi dovrò occupare di tracing, del tracciamento, di come rilevare eventuali nuovi casi e focolai che possono insorgere nella popolazione. Noi abbiamo vissuto 2 anni veramente importanti e pesanti, quasi 2 anni importanti, dove il tracciamento è stato massivo, forse qualche volta anche non ben focalizzato. Però l'impegno che ci abbiamo messo è stato totale e devo dire che i risultati si vedono. Penso di non essere smentito se dire che la situazione ad oggi è sicuramente una situazione che ci consente di guardare con ottimismo al futuro. Certo, non dobbiamo dimenticarci che il Covid non è scomparso assolutamente, questo è fuori discussione. Io avevo preparato alcune diapositive storiche, le prime 3-4 diapositive storiche per introdurre l'argomento del SARS-CoV-2, ma che tutti ben conoscete, che sono quelle che riguardano i vari coronavirus umani, ma soprattutto quelli riguardanti la SARS, il SARS-CoV-2, che è stata la prima SARS che noi abbiamo, scusate, SARS-CoV, la prima SARS a memoria che noi abbiamo affrontato, la MERS, la Middle East Respiratory Syndrome successiva, è quella che dal 2020 siamo costretti o come nostro compito interessati ad indagare. La patologia, tutti i lineage, tutto quanto riguarda la genetica del coronavirus, non la tratto perché sarebbe fuori luogo in questo momento, ma soprattutto perché non è finalizzata a quanto dobbiamo affrontare. Sicuramente un calendario di quanto avvenuto è sempre bene ricordarselo, perché se il 25 gennaio abbiamo avuto il primo caso sospetto vero in Campania, poi abbiamo avuto i famosi turisti cinesi allo Spallanzani di Roma e il 30 gennaio è stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'epidemia da SARS-CoV-2. L'Italia ha dichiarato in quel momento lo stato di emergenza per 6 mesi. Badate che questo stato di emergenza è stato prorogato successivamente ed oggi è in vigore fino al 31 dicembre. Il rinnovare lo stato d'emergenza, contrariamente a quanti più pensino, non è stato solo motivato dal continuare a mantenere tutte le misure come era giusto che fosse, ma soprattutto ad alimentare economicamente tutte quelle strutture cliniche di microbiologia che sono impegnate sulla SARS-CoV-2. Perché non dimentichiamoci che l'impegno economico è stato enorme, l'assunzione, seppur temporanea, di personale
è stata notevole e tutto però è stato legato allo stato d'emergenza. Se noi avessimo cessato questo stato d'emergenza 3 mesi fa, come era previsto cessasse, probabilmente oggi ci troveremo nelle canne, come si suol dire, perché non avremo né strumenti idonei né personale che possa continuare a individuare e a tracciare questo virus nella circolazione della nostra popolazione. Sicuramente queste slide verranno riproposte successivamente dagli illustri colleghi che mi seguiranno, ma questo è quello che ci consente di entrare nell'argomento che devo affrontare, quindi la roadmap dell'OMS per fronteggiare l'epidemia ed evitare eventuali lockdown che abbiamo affrontato. Fortunatamente ormai sono alcuni mesi che non andiamo incontro a queste necessità, seppur dichiarando qualche volta delle zone gialle. Non siamo andati incontro nel dopo estate nelle zone rosse, come anch'io sospettavo si potesse ricadere. Fortunatamente le vacanze e la riapertura delle scuole successivamente al momento non ci hanno portato a definire queste possibilità. Certo, noi dobbiamo mantenere sotto controllo la catena di trasmissione dell'infezione, quindi dobbiamo rilevare, trovare e isolare tutti coloro che presentano il virus nel loro organismo. E questo vuol dire il famoso tracing dei contatti e dei pazienti positivi. Io li chiamo pazienti anche se è scorretto, perché poi di paziente la più parte sono asintomatici, per cui non rientrano nelle persone con sintomatologia o con malattia. Però è proprio sugli asintomatici che bisognava focalizzarsi, bisogna tuttora focalizzarci, perché non dimentichiamoci che circa 3 milioni e mezzo di italiani, forse qualcosa in più, non sono tuttora vaccinati nemmeno con la prima dose, per cui sono persone a rischio di contrarre non solo l'infezione, ma anche la malattia e la malattia grave. Noi come microbiologi ci siamo trovati spiazzati all'inizio in questa situazione, perché sicuramente avevamo gli strumenti per poter andare a cercare il virus nell'individuo fisicamente con i tamponi, ma non avevamo la diagnostica pronta, perché la diagnostica è stata generata prima in homemade. Ognuno ha generato, grazie alle banche dati, i propri primer per andare ad individuare in biologia molecolare l'RNA virale, ma non avevamo le strumentazioni per sostenere un impatto numerico come poi si è dimostrato. Grazie al cielo, l'impegno di tutte le strutture di microbiologia e virologia del territorio nazionale e, non dimentico, delle aziende di diagnostica che si sono fatte in quattro per fornire tutte le piattaforme e reagenti necessari, ci hanno consentito già alla prima dell'estate del 2020 di intervenire in maniera adeguata, di avere un potenziale di fuoco atto a identificare gli eventuali positivi in un tracciamento che era massivo. Abbiamo superato anche delle fasi critiche in questo, perché tra aprile e giugno 2020 la Cina e gli States hanno dichiarato e dichiararono l'embargo per tutto ciò che riguardava la diagnostica del Covid, perché chiaramente se lo volevano ottenere per sé, visto i numeri importanti che nelle loro realtà avevano. Fortunatamente le pressioni politiche furono tali che questo embargo cessò e anche da noi, come in tutta Europa, ma in tutto il mondo, giunsero tutti quei reagenti e quelle piattaforme che ci consentono ad oggi di essere certi e tranquilli. Piattaforme che sono entrate nei laboratori in misura enorme. Non c'è laboratorio di microbiologia e virologia che non abbia dalle 4 alle 7 piattaforme per diagnosticare il Covid. Siamo andati in eccesso, se vogliamo, però non, assolutamente non cessiamo di utilizzarle, perché siamo pronti nella malaugurata ipotesi si dovesse ripresentare un'ulteriore ondata. Io mi auguro che non ci sia nemmeno un'ondina e che quindi si possa tenere tutto sotto controllo. Dobbiamo dire che a questo, e poi lo vedremo successivamente, si sono aggiunte altre tipologie di diagnostiche che non sono quelle legate solo alla biologia molecolare. Le strutture sanitarie si sono attrezzate,
noi avevamo necessità per il tracciamento, ma soprattutto per il testing, quindi per andare a prelevare i campioni, di personale. È quello che all'inizio ci mancava, oltre ai reagenti e alle piattaforme, perché considerate che i medici in ospedale erano impegnati con i pazienti e gli ospedali hanno lavorato quasi esclusivamente, se non totalmente, per il Covid, per cui bisognava trovare soggetti che potessero andare a effettuare i prelievi nasofaringei nella popolazione. In Lombardia, ma non solo, si generarono le USCA, che però risultarono insufficienti. Allora si acquisirono volontari, infermieri di famiglia, si decise anche di aprire, come giustamente doveva essere, i medici di medicina generale ai pediatri di libera scelta. Chiaramente qui c'è stato un problema, io lo definirei politico-istituzionale. Qualcuno all'interno, soprattutto dei medici di medicina generale, ha accampato delle legittime pretese, ma che qualche volta sono esitate in scuse per non effettuare questi prelievi. E quindi questo ha messo in ulteriore difficoltà il sistema, tant'è che le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere hanno aperto degli hub collocati o in prossimità del loro ospedale o all'interno degli stessi ospedali per poter prelevare nei pazienti asintomatici o pauci sintomatici che venivano inviati dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, i campioni nasofaringei. È stato un impegno notevolissimo e io devo rendere merito a chi proprio ha costantemente passato anche 20-22 ore al giorno ininterrotte, come è accaduto poi per le vaccinazioni, a effettuare tamponi, il cosiddetto tamponaggio, brutto termine, ma era il termine che veniva utilizzato. Questo ha costituito un vulnus, se vogliamo, perché si sono aperti due fronti. Uno, quello istituzionale, dove i dipartimenti di prevenzione, di sanità pubblica e di igiene hanno fatto il loro dovere, sono intervenuti mettendo a disposizione le risorse che avevano. E poi si è generato un canale informale, che era quello del passaparola, per cui se qualche persona, qualche cittadino iniziava a manifestare febbre, una sintomatologia che poteva essere ricondotta a quelle che per mesi abbiamo divulgato come sintomatologie legate al Covid, si presentavano direttamente presso questi centri di prelievo. E questo è stato estremamente importante, perché ha incrementato in maniera enorme il tracciamento non solo dei pazienti positivi, ma dei contatti. Considerate che se ci fossimo affidati solo ai canali istituzionali, purtroppo non sarebbe stato possibile effettuare i tamponi nel numero di milioni che noi abbiamo effettuato, perché la gente non sarebbe stata contattata. Oggi è facile fare il contact tracing, e poi credo che il collega della TS, il dottor Faccini, lo sottolineerà, ma quando eravamo in piena pandemia, nella prima e seconda ondata, risultava difficile con l'enorme numero di persone che denunciavano sintomatologia. Per cui veramente è stato uno sforzo encomiabile, ma che ci ha consentito quantomeno di limitare quelli che purtroppo comunque sono stati dati enormi, sono stati numeri importanti. Quindi il tracing istituzionale, sensibilizzazione, questa è stata fatta a livello di informazione, è stata fatta a livello di media, ed è servita assolutamente. E poi il rafforzamento dei dipartimenti con le risorse che c'erano. Chiaramente abbiamo passato alcuni mesi, e in questo con il professor Galli, con altri che facevano parte del Comitato Tecnico Scientifico di Regione Lombardia, nel costruire protocolli che su base di quello che veniva indicato a livello nazionale potessero essere aderenti a una realtà lombarda che non dobbiamo dimenticare, è una realtà complessa, una realtà di 10 milioni di persone, che è più grande di stati sovrani che ci sono in Europa, e soprattutto con
un impatto che nei primi mesi è il risultato devastante anche per il numero di vittime. E questo è quello che noi abbiamo potuto offrire come servizi di microbiologia e non solo all'interno delle strutture ospedaliere. Quindi si è partita con la diagnosi classica, canonica, che erano le colture cellulari, ma ovviamente le colture cellulari adesso le abbiamo riprese per altri motivi, ma non sono ad appannaggio di tutti i laboratori di microbiologia e virologia, perché ci vogliono delle strutture particolari. In Lombardia possiamo contarne 2-3 che hanno queste capacità e queste strutture. E quindi ci si è rivolti subito alla biologia molecolare. La biologia molecolare è stata un'utile tecnica messaci a disposizione ormai da 20 anni, che in questo caso ha risolto notevolmente i problemi. Quello che abbiamo dovuto affrontare è stato l'impatto temporale della diagnostica, perché le prime diagnostiche in biologia molecolare consentivano una risposta nelle 4-5 ore per la rilevazione del virus. Comprendete che questo, nel momento delle ondate, era un tempo estremamente lungo. Successivamente sono comparsi metodi di biologia molecolare che hanno di molto ristretto il tempo di esecuzione e oggi siamo in condizioni, anche in 30-40 di minuti, di poter dare un dato certo in biologia molecolare. Si sono affiancati poi a questi test di immunoenzimatica e i cosiddetti test antigenici. I test antigenici che tutti ormai utilizziamo con il termine di rapido, ma su cui c'è stata un'ampia discussione, perché sembravano all'inizio la panacea, soprattutto per una diagnostica immediata in pronto soccorso o in altre strutture, ma i test antigenici, e poi lo riprenderemo questo concetto, hanno una valenza, visto la loro sensibilità, che non è pari a quella del test molecolare, quando la prevalenza dell'infezione è bassa, quando la circolazione del virus è bassa, come possiamo dire nella situazione attuale, ma non lo era sicuramente affidabile quando ci siamo trovati nella prima e seconda ondata. Nonostante le pressioni erano veramente importanti ed è stato difficile far comprendere che non potevamo abbassare la guardia con delle diagnostiche su cui non vi era una sicurezza concreta, soprattutto per i positivi, per cui rischiavamo di dare falsi negativi e di lasciare in circolazione persone infette e che erano in grado di infettare altri individui. Quindi questo è quello un po' che è stato la flociarda che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma condivisa poi dalle istituzioni nazionali a livello mondiale, è stata importata per affrontare la diagnostica, la rilevazione dei pazienti positivi e quindi il tracing dei contatti, perché all'inizio era facile individuare i contatti nella cerchia familiare, ma successivamente ci siamo resi conto che, nonostante il lockdown, queste cerchie familiari erano enormi, c'era comunque circolazione di popolazione. E considerate soprattutto noi operatori sanitari che lavoravamo in ospedale, medici, infermieri, che poi ci recavamo a casa, ci recavamo a trovare pazienti o altro, per cui rischiavamo noi stessi di essere dei, tra virgolette, untori. Ci sottoponevamo costantemente ai tamponi, però come la virologia me lo ha e ce lo ha insegnato, per avere la certezza di rilevare la positività dovevano trascorrere e devono trascorrere ancora oggi almeno 72 ore dal contatto, perché la carica virale si esprime al massimo in questo tempo, per cui un negativo a 24 ore, abbiamo avuto dimostrazione, i dati pubblicati lo dimostrano, che a 48 ma soprattutto a 72 ore poteva risultare positivo, e questo purtroppo è stato un bug che ci siamo trascinati. Quindi, come vedete, se si va in alta prevalenza si può assolutamente utilizzare oggi il test antigenico, che sono test ad alta sensibilità, ma poi vedremo che non ci sono i test antigenici unici, ma c'è stata un'evoluzione del test antigenico, fortunatamente, perché il test antigenico di base, quello che tutti abbiamo conosciuto negli anni come lateral flow, come la cosiddetta saponetta, ha mostrato grossi limiti. Poi si è passati
al test antigenico di seconda generazione, un lateral flow più specifico con una maggior sensibilità, per giungere poi ai test antigenici di terza e quarta generazione, che hanno all'interno degli ospedali consentito un intervento importante nel verso l'inizio del 2021, quindi di quest'anno, a livello di pronto soccorso medico-chirurgico, ma anche pronto soccorso ostetrico-ginecologico, test di terza e quarta generazione, che si differenziano fondamentalmente da quelli di prima e seconda per la maggior sensibilità dovuta al sistema di purificazione ed estrazione del virus da loro faringe, la purificazione dell'RNA e soprattutto per una lettura in immunofluorescenza, che è una lettura estremamente sensibile e oggettiva, data da uno strumento e non più dall'occhio umano, che soprattutto i colleghi lo sanno benissimo, quanto abbiamo dovuto combattere sul debole positivo. Figuratevi un debole positivo in biologia molecolare come può essere in un sistema immunocromatografico, in un antigenico rapido, 99,9 volte per cento risulta essere negativo. E abbiamo visto che per buona parte all'inizio di questi deboli positivi il riscontro successivo di positività era reale. Scemando la prevalenza, ad oggi siamo certi che il debole positivo, almeno io parlo per la mia esperienza e di quanti sono vicino a me come laboratorio di microbiologia e virologia, possiamo dire che sono in realtà invece dei negativi ad oggi, perché sono tracce di RNA distrutto, quindi frammenti di RNA che vengono rilevati dai sistemi, sia in biologia molecolare che in antigenici, che, attenzione, l'antigenico va a individuare non l'RNA, ma la proteina spike, l'antigene. Quindi sono due metodiche che concettualmente, scientificamente, tecnicamente sono completamente diverse. Noi parliamo di sensibilità dell'una rispetto all'altra, perché la biologia molecolare è sempre il gold standard, però è come comparare una bicicletta, quindi una corsa fatta in bicicletta, con una corsa fatta in Formula 1. Sono differenze sostanziali per noi e questo abbiamo cercato di farlo comprendere, pur rendendoci conto che c'è la necessità di intervenire sul territorio, quindi di mettere a disposizione del territorio strumentazioni e metodologie semplici che potessero essere utilizzate anche negli ambulatori dei medici generali, dei pediatri di libera scelta, affinché potessero fare il tracing dei pazienti e dei loro contatti. Quindi il test antigenico a oggi possiamo sintetizzarlo in questo modo, che in situazioni ad alta prevalenza non deve essere assolutamente effettuato, perché scusate, nell'alta prevalenza va bene perché li prende, è nella bassa prevalenza che il test antigenico rischia di esprimere un falso negativo. Si è ridotto di molto questa finestra con i test di quarta generazione, che però sono test strumentali, si badi, quindi non manuali. E oggi siamo nella condizione che anche le regioni hanno fatto delle gare di acquisizione di queste strumentazioni di quarta generazione che sono utilizzate in molti pronto soccorso, fermo restando che le norme comunque indicano che a fronte di un paziente che manifesta sintomatologia o che risultasse positivo, la conferma deve essere effettuata sempre con il test molecolare. Quindi un utile strumento, soprattutto in ambienti chiusi come possono essere le RSA, i centri di accoglienza, le carceri, però limitato a queste popolazioni. Oggi che la prevalenza è bassa può essere esteso anche a livello ambulatoriale e ne siamo seriamente convinti. Io personalmente, nell'esperienza che posso citare dei colleghi che hanno ambulatori sul territorio, devo dire che il sistema può essere funzionale. C'è stata poi l'apertura alle farmacie, dove il controllo comunque non è sempre così puntuale. Fermo restando che chi fa l'antigenico deve sottostare a tutte le norme che prevede la legislazione,
quindi deve essere indicato nella piattaforma che si effettua a quel paziente il test antigenico e deve essere riportato il risultato. Questo è inderogabile, se no viene a cessare il tracing, perché l'ATS non verrebbe a conoscenza del positivo e quindi non potrebbe impiantare tutto quel sistema di controllo che è di competenza e che fa egregiamente. Quindi il test antigenico consente la rapida interpretazione, però ricordiamoci che deve essere sempre confermato, qualora risultasse positivo, dal test molecolare, perché il test antigenico rileva l'antigene e l'antigene del virus può circolare e permanere nell'orofaringe anche quando il virus non c'è più. Quindi è una permanenza di frammenti del virus, ma non del virus stesso. Quindi questo è fondamentale per garantire il percorso di conferma dell'infezione nel paziente. Le chiedo, a 5 minuti ancora. Sì, ma siamo alla fine, perché mi piace stressare questo concetto sui test che possono essere utilizzati dal territorio, che magari riprenderemo poi con le domande, perché purtroppo ci sono due linee di approvvigionamento che seguono una linea istituzionale a livello centrale, che è quella che fornisce l'ATS, che è quella gestita dalla Protezione Civile, che gestisce purtroppo gli antigenici di prima generazione, e quella regionale, finalizzata soprattutto agli ospedali, che invece invia test di terza, quarta generazione strumentali. Per cui c'è questa discrasia fra i sistemi, perché ci si trova in prossimità dei pazienti a fare dei test che, tra virgolette, sono meno idonei per quello che dovrebbero servire, mentre all'interno degli ospedali abbiamo una strumentazione che è banalissima, perché è poco più di una macchinetta del caffè, che comunque ci consente di essere puntuali. Però io vorrei sottolineare un concetto. Non è importante utilizzare l'uno o l'altro strumento o l'altra metodica. L'importante è testare il paziente e tracciare gli eventuali positivi. Cioè, non dobbiamo mai dimenticarci che non dobbiamo lasciarci sfuggire nessuno. Per cui fare 10 test in più, anche se risultano negativi, piuttosto che un test in meno su una valutazione soggettiva. Assolutamente. Questo è fondamentale, perché purtroppo poi noi ce lo ritroviamo in ospedale e non è piacevole. Adesso c'è questo gran parlare sui test salivari e più di test salivari, che sono stati licenziati fondamentalmente dalla circolare del Ministero della Salute di recente, il 24 novembre, ma con un'indicazione ben precisa. Attenzione, possono essere effettuati, qui ci si ragganza al piano delle scuole sentinella del generale Figliuolo, in individui sintomatici o sintomatici fragili con scarsa capacità di collaborazione, quindi pazienti disabili o che sono in RSA o con bambini con disturbi autistici o che frequentano centri diurni. Questo è importante, perché la saliva purtroppo è una matrice che è la più varia di questo mondo e non può essere adibita a un test per il Green Pass. Quindi nell'attività di screening abbiamo coinvolto, il generale Figliuolo ha coinvolto alcune scuole per circa 140.000 studenti della prima e seconda, delle elementari e delle medie, e quindi si può agire anche sugli eventuali contatti bambini di questi, non gli adulti. Attenzione, c'è un'apertura sugli laboratori sanitari e sociosanitari. Alcuni ospedali stanno provando, però vi assicuro che quando arriva il campione di saliva, quel campione di saliva non contiene solo saliva, e non tutte le piattaforme che sono a disposizione dei laboratori di microbiologia e virologia sono idonee per tracciare la saliva. Quindi questo è quello, è la sintesi di quanto dice il protocollo del generale Figliuolo. Mi preme sottolineare, eccolo qui, le scuole sentinella, questo è il piano di monitoraggio, mi preme sottolineare come la recente legge 126, che
liberalizza il Green Pass, però per quanto riguarda il salivare dice in maniera testuale che bisogna far riferimento alla circolare, quindi a questa, non può essere utilizzato dalla persona adulta che deve andare alla Scala la sera e va a farsi un salivare e da lì si rilascia il Green Pass. No, solo per queste categorie. La 126 è molto chiara, sottolinea che devono essere aderenti alla circolare. Questa è la flowchart del piano di monitoraggio generato dal Ministero, dall'Istituto, tramite il piano Figliuolo, che come vedete è, guardate che salivare del piano Figliuolo comunque è un salivare che deve essere processato con tecnica di biologia molecolare e non con tecniche antigeniche, perché ad oggi non si è ancora licenziato il test antigenico per la saliva, visto i problemi che abbiamo. Quindi il setting assistenziale, questo ne parleranno i colleghi, ma io vorrei chiudere con un messaggio di speranza, ma che è anche una realtà: andrà tutto bene se saremo capaci di cambiare. Noi abbiamo dovuto cambiare radicalmente la nostra impostazione come laboratorio di microbiologia e virologia. Abbiamo imparato tante cose e io oserei cambiare questa frase: sta andando tutto bene. Speriamo che continui così. L'andrà, potevamo dirlo qualche mese fa. Oggi sono estremamente fiducioso, per quanto compete alla mia disciplina e all'impegno che noi microbiologi e virologi stiamo attuando in ottemperanza a quanto le istituzioni ci hanno indicato. E con questo concludo. E grazie ancora per l'invito. Grazie mille, grazie professor Clerici, grazie mille per la sua relazione. E adesso passiamo alla relazione successiva. E ho il piacere di presentare il professor Massimo Galli, direttore della divisione clinicizzata in malattie infettive a SST Fate Bene Fratelli Sacco e professore ordinario di malattie infettive dell'Università degli Studi di Milano. È un piacere avere ancora con noi, ancora una volta, il professor Galli. È stato con noi già in tante altre occasioni. E questa sera ci parlerà dell'attuale situazione pandemica, quindi un focus su quello che è la situazione e ci aspettiamo da lui anche delle anticipazioni su quello che ci aspetterà nei prossimi mesi. Grazie mille, professore. Maria Grazia, buonasera a te, buonasera a tutti. Le anticipazioni sono sempre pericolose in questo campo, perché come abbiamo dovuto imparare, abbiamo nel tempo troppe cose e poi non vanno a corrispondere esattamente a quello che ci potevamo aspettare. Spero che la mia presentazione sia già condivisa. Mi date conferma? La vedete? La vediamo, grazie mille. Benissimo, allora procedo e procedo con quello che insomma è l'aggiornamento alle 14:22 di oggi. Un totale di casi accertati nel mondo pari a 232 milioni e rotti. Un totale di decessi accertati e attribuiti nel mondo di 4 milioni e 767 mila, ma anche un totale di dosi di vaccino nel mondo pari a 6 miliardi 169 milioni. Non è poco. E direi che questa è l'espressione di una risposta che è stata molto importante. Negli ultimi 28 giorni, 14 milioni, quasi 15 milioni di casi, 245 mila morti, 812, che sono veramente tanti, 812 milioni di vaccini. Tanti, ma non quanti vorremmo, voglio dire. Questo, ahimè, è un dato di fatto. Abbiamo anche un problema aggiuntivo che è la realtà rappresentata dalla variante Delta con cui ci stiamo misurando in questo momento. La variante Delta, ebbene sì, questo è uno dei lavori che possiamo considerare tra quelli che sono stati pubblicati su questo tema. Questo in particolare è, andiamo addirittura avanti, è il lavoro danese che ci va a dire che
che ahimè gli individui con variante Delta finiscono più in ospedale e in emergenza, in camera di emergenza, di quelli che si sono invece infettati con la variante Alfa, variante inglese. Questo ovviamente non è una bella novità, nel senso che comunque questo lavoro, come vedete, è un lavoro comparso online il 27 d'agosto, no? E chiedo scusa, questo è quello inglese, poi ce n'è anche un altro danese che non ho riportato. Bene, comunque il concetto è questo: la variante Delta non è soltanto più diffusiva, ma è anche piuttosto più cattiva, e lo riesce a dimostrare anche in realtà che hanno già visto un'ampia vaccinazione. Questo non perché colpisca in modo grave anche i vaccinati, tendenzialmente questo non lo fa, ma perché diffondendosi molto, molto riesce a portare in ospedale anche persone, di un certo numero di persone, delle classi di età che normalmente sono meno colpite. Non va malissimo, tuttavia, per quanto riguarda la nostra situazione, anzi va piuttosto bene, anche se rimangono problemi aperti. Questo, e ho preso i dati che potete trovare sul sito del Sole 24 Ore, non per fare pubblicità a un giornale, ma comunque sono fatti bene e danno anche una visione grafica abbastanza precisa. Questi sono le medie mobili di 7 giorni. La media mobile dei 7 giorni precedenti, il 27 d'agosto, era 6.600 casi diagnosticati. Da quella dal 14 settembre, 4.800 casi diagnosticati. Quella del 27 settembre, media mobile di 7 giorni precedenti al 27 settembre, comprendendo questa data, 3.367 casi. Rispetto a quell'andamento che ha visto, lo vedete più o meno qui sotto, ahimè, sotto il cartiglio, che ha visto direi fine d'agosto, un momento in cui c'è stata un'ondatina almeno di casi, la situazione è andata meglio. Se però confrontiamo la situazione attuale con quella dell'anno scorso, questa è in grigio chiaro, vedete l'andamento dell'anno scorso fino al 1° d'ottobre, in nero vedete l'andamento di quest'anno fino al 27 settembre. Per quanto attiene l'occupazione delle rianimazioni, bene, le nostre rianimazioni sono non in sofferenza, ma in una situazione peggiore di quella dell'anno scorso negli stessi giorni. E vedete che qui c'è stato quel piccolo rialzo fine agosto, primo settembre. Questo ovviamente poteva essere atteso, variante diffusiva, periodo estivo, queste cose possono succedere. Se vai a vedere il tasso di positività dei tamponi molecolari fatti nello stesso periodo, prendendo i soli molecolari, quindi non allargando il denominatore con i tamponi rapidi, ne venne già parlato il professor Clerici, qui abbiamo al 27 settembre una percentuale di positività di 3,68 quest'anno contro il 2,01 dell'anno scorso. Questo vuol dire che quel rompiscatole del Galli sta dicendo che avremo chissà quale ondata. No, perché abbiamo vaccinato molto, abbiamo vaccinato parecchio, ma credo che sia doveroso sottolineare come la bestia sia una bestia subdola che sta continuando a girare e ci sta dando parecchi fastidi. Ho sentito più volte dire, un po' blaterare, devo dire, di immunità di gregge. L'immunità di gregge con i vaccini attualmente disponibili non la otterremo, così come almeno viene intesa in termini di definizione. E perché non la otterremo? Perché abbiamo un vaccino ottimo che ci impedisce nella stragrande maggioranza dei casi di finire in ospedale, rianimazione o peggio se ci infettiamo, ma eccolo lì dov'è il problema. Che non copre completamente, come ben sapete, per quanto riguarda il discorso della possibilità di infettarsi. Infettarsi con malattia blanda finché si vuole, ma con una situazione che consente il permanere della circolazione del virus, non riesce a bloccare in maniera totale la circolazione del virus. E questo è il bicchiere mezzo vuoto.
il bicchiere più che mezzo pieno è dato dal fatto che comunque da una parte il vaccino è l'unico strumento reale che abbiamo per continuare a tenere le attività del paese aperte, per continuare comunque a gestire e convivere con il virus, gestire la situazione e convivere con il virus e a proteggere le persone dall'andare all'altro mondo. Quindi se è vero come è vero che non blocca completamente la possibilità della diffusione dell'infezione, è anche vero che è il nostro strumento chiave. Quindi lo traduco in una indicazione di tipo medico, che poi se volete è anche un'indicazione di tipo politico, ma non è questa la mia intenzione, tocca a qualcun altro tradurla in questa direzione. La gente si deve vaccinare. La libertà delle persone cessa nel momento in cui lede quella degli altri e lede la possibilità della salute degli altri. Quindi questa cosa della vaccinazione rimane fuori di dubbio. Quanto poi la possibilità di ottenere una immunità di gregge in maniera naturale, io porto da un po' di tempo, chiaramente questo è l'errore che continuo a non correggere, e 21 non è 12 ovviamente, no? 2021. Ecco, nell'ottobre del 2020, nella città di Manaus, città ben nota sul Rio dell'Amazzoni, con caratteristiche direi anche molto peculiari, si era venuta a verificare una situazione tale per cui si stimava che il 76% della popolazione si fosse naturalmente infettata. A questo punto, 76% di infettati ci si aspettava che volessero significare immunità di gregge. Invece contestualmente è emersa la variante brasiliana che aveva anche una certa capacità di reinfettare i già infettati precedentemente. Il virus sotto stress, con questa grande massa di replicazioni virali che erano presenti in questa larga maggioranza della popolazione che si era infettata, ma il virus sotto stress ha messo mutazioni e il percorso delle mutazioni casuali emesse l'ha portato ad avere una mutazione, un assetto tale da di fatto metterlo nella condizione di poter continuare a circolare nonostante la grande quantità di persone infettate. Ora, anche da quelle parti credo che prevalga la Delta e probabilmente comunque una qualche protezione naturalmente conseguita nei confronti della Delta, quella popolazione lì ce l'ha l'ha ottenuta. Questa è la situazione a qualche giorno fa dei vaccini nel mondo. Chiaramente questi dati sono meno forse aggiornati di quegli altri che vi ho fatto vedere, però hanno il pregio in questa tabella che non ho avuto tempo di andare ad aggiornare io paese per paese. Il confronto che ci consente questa tabella, quella che vi ho fatto vedere all'inizio, non ce lo consentiva. Quindi a fronte di questi 5 miliardi e 400 milioni di vaccini, abbiamo una Cina che ne ha fatti 2 miliardi, ma qual è il problema della Cina che pur ha fatto 144 dosi per 100 abitanti, quindi in molte situazioni ha fatto anche una seconda dose, che purtroppo i vaccini cinesi, e non lo dico lo dico con rammarico, francamente, non funzionano tantissimo, né quello a vettore virale né quelli a virus ucciso. Hanno una efficacia piuttosto limitata. Come vedete, noi siamo messi molto bene, udite udite, siamo messi anche meglio in questa slide rispetto agli Stati Uniti. Noi abbiamo ne abbiamo già di più adesso, ma abbiamo 132 dosi per 100 abitanti in questa slide e gli Stati Uniti 111. Gli Stati Uniti hanno seri problemi da questo punto di vista, ma sapete qual è il vero problema a livello mondiale? Eccolo qua. I paesi africani, che non sono stati vaccinati quasi per nulla e spesso quando sono stati vaccinati con i meno efficienti tra i vaccini. E questo è un problema serio. Proseguendo, la Lombardia era partita male, ma ha finito benissimo. Noi siamo la regione con più dosi individuali, quasi 150 dosi per
adesso saranno anche qualcosina in più per 100 abitanti, contro una media nazionale di 142, ora saranno 143. Questo ci pone al primo posto anche per il numero di dosi somministrate, che sono, come vedete, piuttosto imponenti. E questa è la situazione che ci pone in una condizione tale per cui non potremo felicemente avere una vera grande ondata d'autunno. Però vorremmo evitare di averne anche una piccola, e questa è una condizione che si potrebbe venire a verificare. Anche perché l'entusiasmo nei confronti del vaccino, francamente, è scemato rispetto anche all'esigenza. Questo calo certamente è anche legato al calo del numero delle persone che necessitano di essere vaccinate, però sarebbe stato auspicabile che questa discesa fosse ben diversa come entità. Lasciamo perdere il buco della parte centrale di agosto, che possiamo anche comprendere, però tutto sommato a livello nazionale la performance degli ultimi 30 giorni poteva essere, avrebbe dovuto essere migliore, ma qui si impatta ovviamente con le riluttanze. È interessante vedere con i colori i tipi diversi di vaccini. Il colore grigio riguarda soprattutto il Vaxzevria, cioè l'AstraZeneca, l'Oxford AstraZeneca, che tendenzialmente si fa sempre meno. Questi sono i dati riguardanti il giorno 26, 115.000, quasi 116.000 dosi giornaliere, di cui solo 286 Vaxzevria e 682 Johnson & Johnson, contro un 99.000 assolutamente prevalente di Pfizer. Da questo punto di vista qualche considerazione va fatta. Mi rendo conto che questa non è una diapositiva friendly, ma quello che mi sento di dire, questo qui è Moderna. Questo qua è il vaccino Pfizer. Questo sarebbe lo Sputnik. Questo è il Novavax, che comunque qui non abbiamo un altro discorso che non ho tempo di fare. E ai noi i vaccini, sia Johnson & Johnson, sia AstraZeneca, stanno ben più in giù, sia in termini di efficacia percentuale prevedibile, e sia in termini di anticorpi prodotti in conseguenza alle vaccinazioni. Questo è uno dei lavori che stanno studiando questo aspetto, questo è un altro che è stato pubblicato il 13 di settembre e che comunque fa di nuovo questo tipo di confronto, lo fa come efficacia contro la malattia grave e come efficacia contro l'infezione in generale. E qui vedete che appunto quelli a mRNA stanno qua, quelli a vettore stanno qua, quindi meno efficaci nei confronti di qualsiasi tipo di infezione, discretamente efficaci per quanto riguarda, quasi altrettanto efficaci per quanto riguarda, udite udite, evviva, la malattia grave. Gianni Corrao sta producendo dei dati molto interessanti che non vi posso ovviamente portare in anteprima perché devono essere completati. Sui dati regionali lombardi vi posso dire che Gianni Corrao è l'ordinario di statistica medica della Bicocca, con cui mi onoro, mi fa molto piacere collaborare, e stanno venendo fuori dei dati importanti. Guardate anche però rispetto alle varianti. Questa è la Delta, no? E rispetto alla Delta i vaccini che abbiamo a disposizione, come vedete, se la cavano ancora discretamente, sia in termini di gravità di malattia, sia tutto sommato in termini di infezione. Però, insomma, è evidente che ci avessimo un vaccino che copra meglio la Delta, saremmo tutti quanti molto contenti. Anche perché questo è un lavoro su Nature che praticamente non è stato ancora di fatto pubblicato, è arrivato il 18 giugno, accettato il 23 d'agosto, e questa è una preview
un accelerated article preview, come vedete, e cosa ci racconta questo? Che alla accidentaccio la delta, maledetta lei, cioè la variante delta, è 6 volte meno sensibile alla neutralizzazione in vitro dalle persone guarite dall'infezione, ma 8 volte meno sensibile per quanto riguarda invece gli anticorpi che sono stati evocati dai vaccini disponibili, se viene questo confrontato a quanto invece fa il virus wild type, quello che girava per Wuhan in marzo 2020 e su cui è stato impostato mi devo correggere, addirittura sul 614G, che è stato il ceppo che ha prevalentemente determinato la nostra infezione, la nostra epidemia qua in Italia. Un virus già mutato che quando è arrivato qua in Italia ha fatto il grosso del periodo delle zone rosse di Codogno, mentre quello del Vo, invece, quello di Vo Euganeo, era invece un virus Wuhan originario, tanto per dire che almeno 2 penetrazioni ci sono state. Questo è un discorso di safety, che è un discorso importante. Viene pubblicato un lavoro sulla safety del vaccino dagli israeliani, che come sapete sono quelli che hanno fatto una quantità enorme di vaccinazione. E queste sono le varie realtà legate alla vaccinazione, ma per capirci molto più alla svelta vi faccio vedere questa roba qua. Purtroppo qui si è sgranato qualcosa, è rimasta questa, vabbè, ma non importa. Come potete vedere, in ocra, vedete in giallino, insomma, vedete il rischio che si ha in corso di malattia da Covid. Nell'acuzie di Covid il rischio di quasi tutto è molte volte maggiore, queste sono scale logaritmiche, è molte volte maggiore di quello che vedete per l'esposizione invece al vaccino, che vedete in azzurro. Qualche piccola eccezione, ci sono più casi di herpes zoster, di manifestazioni zosteriane, nei vaccinati di quanto ci siano nelle persone con malattia acuta. E si può capire, perché questo è verosimilmente il frutto di un piccolo dissesto immunitario, mentre ci sono ben altre cose che vedete negli altri quadri. Sul discorso della miocardite potrei discutere a lungo, però comunque vedete comunque che c'è una differenza. I numeri non sono tali da dare una chiara definizione in termini di significatività, perché comunque è una condizione rara sia nell'uno che nell'altro caso. Potrei fare una lunga discussione su quelli che sono stati gli articoli comparsi sul discorso miocardite e vaccinazione. Devo dire di non avere molto tempo per farlo adesso, ma ecco, nei vaccinati più casi di zoster e più linfadenopatia rispetto ai malati. Per tutto il resto la malattia è molto peggio, è molto più pericolosa per l'infarto miocardico, per la trombosi venosa profonda, per le aritmie cardiache, per le embolie polmonari e avanti così, per l'emorragia intracranica. Andando a fare un conto per quanto riguarda anche il rischio legato alla trombosi dei vasi venosi profondi encefalici, ve la faccio breve. Qui ci sono un 42,8 per milione nelle persone che hanno un'infezione acuta, contro un 4,5 per milione di casi visti nei vaccinati. Vado via veloce su questo e passiamo al discorso, direi molto cogente in questo momento, della vaccinazione agli adolescenti tra i 12 e i 15 anni, che nel lavoro registrativo, di fatto, nel lavoro presentato
pubblicato sul New England Journal of Medicine in tempi piuttosto recenti, fa vedere che l'efficacia è importante e la sicurezza è abbastanza importante. E qui una piccola parentesi la apro. Questo è il nostro lavoro, no, il lavoro del mio gruppo di lavoro, fatto sul terreno a Castiglione d'Adda, uno dei paesi della prima grande zona rossa, della prima grande ondata, della prima zona rossa, fatto per rilevare direttamente chi si era infettato e chi no. In quella occasione sono venuti 4.100 su 4.600 abitanti di questo paese, un successo incredibile di questa cosa, direi senza precedenti. E qui noi potevamo fare un'affermazione di questo tipo. Nei bambini fino ai 5 anni solo il 9% si era infettato contro il 42% dei novantenni. Guardate la linearità: per ogni 5 anni si passa, no, a un numero superiore, a una percentuale superiore, ma in maniera netta, no, non ci sono, non c'è modo di dire che non sia così. Per cui non soltanto la gravità di malattia è in funzione dell'età delle persone quando si infettano, ma anche la probabilità di infezione, ma con la variante 614G, cioè con la variante che girava allora. Poi cambiano le cose. Tanto è vero che la riapertura delle scuole recentemente, le condizioni legate alle scuole in Francia, in Gran Bretagna, in Germania, al di là delle dichiarazioni politiche, hanno dimostrato di avere una pericolosità. Ma vogliamo considerare i dati nostri? Dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Al 29/12/2020, tra gli 0 e i 9 anni, in Italia c'erano stati 78.000 erotti casi di infezione documentata, tamponi positivi. Solo al 10 marzo del 21, e sono passati 2 mesi e 10 giorni dalla precedente, 12 giorni dalla precedente determinazione, questi 78.000 sono diventati 144.000, con un incremento dell'83%. Effetto variante inglese, effetto variante alfa, molto più diffusiva e molto più diffusiva nei bambini. Ci dimentichiamo l'assunto del bambino che non viene coinvolto dall'infezione. Se lo vedete tra i 10 e i 19 anni, da 170.000 a 277.000, sempre in 2 mesi e 12 giorni. Insomma, ecco, questo è un dato su cui meditare, e tenendo conto che non avevamo in quel momento l'apertura delle scuole. Questa è una cosa che in cui ci siamo imbattuti in, come dire, una specie di caveat, no? Di manifesto di attenzione. Episodio riportato dal Morbidity and Mortality Weekly Report, quindi organo ufficiale in realtà negli Stati Uniti, come sapete. Questo è un insegnante che ha un malessere, si fa un tampone, però continua ad andare a lavorare in maniera così un po' stacanovista in questa scuola elementare della California. Il risultato è che tutta la prima fila di ragazzi si fa un'infezione sintomatica, diversi anche nella seconda, diversi anche nel resto della classe. Qui c'è un attack rate nelle prime due file dell'80%, determinato dalla variante Delta che questo signore ha sparso nell'ambito della classe e poi della scuola, genitori, bambini di altre classi, genitori di bambini di altre classi. Quando si parla di una scuola che è una cosa tranquilla, bisogna ricordare anche che in buonissima sostanza, mi ero appuntato un dato che ho appena visto in internet, noi abbiamo 264 classi in quarantena in Lombardia, con oltre 5.149 bambini, 58 scuola materna e asili nido, 100 di elementari e 46 classi delle medie.
ci poteva anche andare peggio, francamente, però teniamo ben presente che il problema esiste e continua ad esserci. Questa è una cosa che mi ha stupito che non abbia avuto molto riscontro, ma che è una delle cose che mi fa decidere in modo netto a favore del fatto che uno si vaccini e che il vaccino venga fatto anche per l'interesse individuale, bambini compresi. Questi signori pubblicano su PNAS, che non è proprio l'ultima rivista, qualche cosa che fondamentalmente dice che copie di DNA, pezzetti di DNA del virus, del SARS-CoV-2, possono essere integrati nel genoma di cellule umane. E dice che una larga frazione di queste sequenze virali è trascritto come proprio in DNA integrato in sequenze virali creando è trascritto creando trascritti chimerici tra ospite e virus. Però per fortuna non c'è modo che questo virus possa diventare, che questi trascritti possano generare un virus produttivo, un virus che ritorna ad essere virulento come tale, cioè non c'è una retrotrascrizione ulteriore che consenta a questo virus di essere un virus attivo. Però questi possono, dicono che probabilmente una parte di questo materiale è a giustificare il motivo per cui si trovano lunghe positività al tampone, che non sono positività all'intero virus qua a questo punto, ma frazioni a frammenti di virus che comunque vengono riconosciute e amplificate in PCR. È un lavoro a cui si può o non si può credere, però è lì ed è una cosa che mi disturba un po'. È anche strano che non ci siano stati, da questo punto di vista, né confutazioni né dibattiti particolari. Non è uscito, al di là del fatto di essere comparso su una delle principali riviste in assoluto. Buone notizie derivano dal fatto che la memoria immunologica dura almeno 8 mesi, ma almeno 8 mesi perché questi signori che pubblicano su Science hanno potuto avere un follow-up di 8 mesi dei casi di persone che si sono infettate, no? IgG to the spike protein was relatively stable over 6+ months. E questo dato qua lo fa vedere anche in termini comunque di una certa stabilità di produzione e anche di fondamentalmente di titolo, no? Di produzione. Non è male. C'è da dire un'altra cosa, una lancia che voglio spezzare. Questo è un lavoro a cui ha partecipato certamente anche il professor Clerici. Lavoro importante fatto dai colleghi degli ospedali di Magenta, di Legnano, che portano un dato che secondo me è di grande importanza sulla probabilità di reinfezioni dei guariti. Con un follow-up che è di 280 giorni, loro hanno visto nei guariti non rivaccinati, nei guariti dall'infezione, 5 reinfezioni, quindi lo 0,31% di quello che avevano nella loro coorte, dei 1579 pazienti positivi. Di questi 5 reinfettati è stato ospedalizzato solo uno. Questa è una delle cose che mi fanno abbastanza infuriare, no? Mettiamoci anche questa cosa. I livelli di anticorpi neutralizzanti sono altamente predittivi della protezione immune da malattia sintomatica da SARS-CoV-2. Allora, misurare gli anticorpi per questo paese è un'eresia non accettata a livello ministeriale dalle regioni. Non poter misurare gli anticorpi, soprattutto per noi medici, soprattutto per quelli di noi che si occupano di pazienti immunodepressi, è un vero scandalo, inaccettabile e culturalmente insostenibile, se non con una visione
di medicina, di sanità pubblica, piuttosto talebana e direi molto, ma molto miope. Questi hanno pubblicato su Nature Medicine, hanno dati difficilmente, arrivano a dire che il livello di neutralizzazione per il 50% di protezione è il 20.2% della media del livello di convalescenza, ma per la infezione severa è addirittura il 3%. Siamo a dire che noi stiamo vaccinando in maniera anche coercitiva i guariti, molti dei quali non hanno nessun bisogno di essere vaccinati. L'abbiamo anche scritto noi su CID, Clinical Infectious Disease, che non è neanche quella l'ultima, dimostrando che tutti, persino i più anziani, rispondono con dei grandi picchi anticorpali quando li vaccini dopo che sono guariti. Ma la domanda è: cui prodest? Serve questa spinta immunitaria in queste persone? Io ritengo che non ce ne sia prova, anche se molti dei miei colleghi immunologi sono, come dire, ultra affascinati dalla cosiddetta immunità ibrida, la cui però utilità intrinseca, ricordatevi il dato di Magenta-Legnano, se le reinfezioni in un termine di 280 giorni quelle sono, beh, quelle l'avremmo avute comunque, verosimilmente, o per overesposizione, tutta gente che ha girato per ospedali, o perché queste sono la minoranza di persone che, pur avendo superato la malattia, ha una carente capacità di risposta individuale. Se la vediamo qua, e questo è il lavoro del Qatar, vedete questa specie di tendina che vedete qua? Questa qua è l'efficacia del vaccino del Pfizer nel tempo, no? Che va declinando per quanto riguarda la infezione, e questa qua è invece sempre il vaccino della Pfizer per quanto riguarda la malattia grave. E qui meglio mi sento, perché vedete che rispetto alla malattia grave la cosa dura decisamente di più. È il discorso per cui si è deciso terza dose, questo qua. Questi qua sono studi grossi, perché il Qatar ha vaccinato tutto il paese, è un paese piccolo e con un numero di abitanti che sono stati messi tutti in questa grande coorte e seguiti molto bene. E questo è anche l'altro lavoro, quello invece degli israeliani, che compare il 15 di questo mese sul New England Journal of Medicine, in cui un lavoro difficile da leggere, non sempre facilmente interpretabile, devo dire, ma che alla fine dei conti ti dicono bene qui. La sostanza ve la sintetizzo, che andiamo sul più semplice: facciamo la terza dose, facendo la terza dose ripristiniamo la risposta immunitaria di probabilmente una fetta importante di popolazione, cioè in termini di efficacia rispetto alle nuove infezioni. Loro cosa fanno? Non vanno a misurare se uno ha risposto o no. Vanno a fare la terza dose e vanno a vedere dopo la terza dose, tra chi l'ha fatta e chi non l'ha fatta, alla fin dei conti, quanti si fanno una nuova infezione dopo questa cosa qua. E arrivano a dire che non, senza differenze per le classi di età, l'idea della terza dose funziona. L'idea della terza dose funziona soprattutto dove? Secondo il sottoscritto, ma non soltanto secondo il sottoscritto. E beh, in quelli che hanno avuto un problema molto serio di immunità compromessa. Questi sono i trapiantati d'organi solidi. Questo è un lavoro finito sempre sul New England Journal of Medicine, 101 casi consecutivi di trapiantati. Prima dose, spavento, 4% di risposta, misurando gli anticorpi neutralizzanti, tra l'altro, quindi che lì bestemmia usare gli anticorpi, vabbè, bestemmia di comodo, voglio dire, no? Qui in Italia sembra che sia la bestemmia di comodo. 40% dopo la seconda dose. Questi sono partiti come dei diesel, andando lentamente, avendo un lungo periodo di esposizione a un pericolo di infezione, ovviamente. 68% alla terza, quindi da zero immunizzati a 68, passando per tre dosi.
siamo in Francia, uno dice stappiamo lo champagne, un momento, ma l'altro 32%, che è un terzo, casa mia, che continua a non rispondere ad essere esposto, non sarebbe giunto l'ora di parlare seriamente di terapia sostitutiva, o meglio, di immunizzazione passiva? Non ho tempo di farvi vedere i due o tre lavori già comparsi con l'utilizzo degli anticorpi monoclonali in immunizzazione passiva in questo tipo di casi. Però se io devo fare un ragionamento di questo genere con i pazienti che ho qui, gli immunodepressi di cui pullula questo ospedale in gastroenterologia, in reumatologia, in malattie infettive, in oncologia, forse gli devo misurare qualche cosa per sapere se hanno risposto o no. E questo qualche cosa si chiama anticorpo, perché, perdonatemi, andare a misurare l'immunità cellulare è cosa possibile, ma molto più complessa ed indaginosa. Ovviamente questi qui rispondono, ma non è che fanno titoli anticorpali eccezionali, eh? Ricordiamoci anche questo, quelli che hanno risposto. Questo fatterello ve lo racconto, l'abbiamo pubblicato, anzi l'hanno pubblicato i colleghi dell'ospedale di Novara con la nostra collaborazione tecnica per quanto riguarda il sequenziamento. Ed è la storia di un signore, purtroppo con un brutto, bruttissimo tumore, ovviamente, un carcinoma della pelvi del bacinetto dell'uretere che l'ha portato poi a purtroppo lasciarci come da croce. Questo signore si fa una Covid, la supera, il ceppo è chiaramente questo qua, B11, per diverso tempo, 35-36 giorni, rimane positivo, poi finalmente è un test negativo. Va avanti per un po' nel suo calvario di malattia grave, si ritrova a farsi un'altra condizione compatibile con una Covid, si isola un ceppo diverso, un B1 rispetto al B11, quindi un'altra infezione, una seconda infezione, ma contestualmente ricompare la produzione di questo ceppo qua, ricompare una proliferazione di questo che non se n'era verosimilmente mai andato via. Queste sono condizioni chiaramente particolari che meritano però un'attenzione. Per definizione si dice che questo virus non cronicizza, peccato che prima avevo fatto vedere che un po' si integra e poi in persone in condizioni molto particolari come queste potrebbe permanere per un periodo assai più lungo di quanto si potesse immaginare. E il tutto in relazione a che cosa? Beh, alla caduta della risposta umorale neutralizzante. E con questo credo di ringraziarvi per l'attenzione. Grazie professore, e siamo arrivati all'ultima relazione. Si parlerà un po' delle azioni e degli strumenti messi in atto per una ripresa sicura delle attività scolastiche, ma non solo, quindi attività lavorative, attività scolastiche. Ce ne parlerà Marino Faccini del Dipartimento di Igiene, Prevenzione e Sanità dell'ATS Milano. Grazie. Grazie Marina e grazie agli organizzatori per aver organizzato questo convegno così interessante. Io ne approfitto per dire che ho preso appunti dai colleghi, perché si impara sempre delle cose nuove. Il tema è la ripresa della scuola, ma in generale, e cominciamo subito per vedere com'è andata l'anno scorso rispetto ai contagi nelle scuole. In questo grafico vediamo l'andamento dei casi negli alunni, che è la linea verde, e negli operatori, linea gialla, praticamente da settembre 2020 fino a giugno di quest'anno. Si nota subito l'enorme picco della seconda ondata dell'autunno, in cui abbiamo avuto settimane con 2.500 casi solo all'interno della scuola, quindi evidente, come si diceva prima, che con certi numeri il tracciamento diventa impossibile, solo provvedimenti
di chiusura o comunque di contenimento sono in grado di dare una risposta a delle ondate epidemiche così forti, e possiamo osservare poi anche la seconda, diciamo, la quella che sta di vita, la terza ondata nella primavera scorsa, meno alta, ma che comunque è durata anche è più a lungo, e quindi poi diciamo la situazione è rientrata. Complessivamente abbiamo avuto 20.850 casi nell'ambito scolastico, 15.000 alunni, circa 5.600 operatori, e vedete anche che il totale delle persone poste in quarantena ha raggiunto quasi le 200.000 unità, quindi un impatto sicuramente importante per la scuola, per i ragazzi, ma anche per il servizio sanitario, per tutti noi. Un dato interessante riguarda l'incidenza del Covid per fascia d'età nell'ambito, diciamo, dei minori, quindi suddiviso per le classi di età legate alla scuola, quindi 0-3 anni, 4-5 anni, 6-10, 11-13, 14-18, che corrispondono ai tipi scuola. Questi sono i dati da gennaio ad oggi. Praticamente si nota come la fascia d'età 14-18 anni è quella che presenta il tasso di incidenza sempre più elevato, ma questo è ovviamente abbastanza atteso. Da osservare il picco estivo di questi adolescenti, è molto importante, legato ovviamente al tema delle vacanze, quindi delle riaperture, ma altrettanto interessante anche osservare che proprio nelle ultime settimane continua la decrescita del tasso di incidenza in questa fascia d'età, e questo è probabilmente legato al progressivo aumento delle vaccinazioni, mentre si osserva invece un piccolo ma costante aumento del tasso di incidenza nelle fasce di età dei bambini non vaccinabili. Approfittiamo di questa occasione per ricordare alcune regole in parte nuove per quanto riguarda la gestione e la sorveglianza dei casi e contatti. Quindi queste tabelle ho cercato di riassumere informazioni che sono, credo, anche già abbastanza note. Comunque per i casi non abbiamo delle grosse novità, l'isolamento minimo di 10 giorni, e per quanto riguarda il rientro a scuola, quindi parliamo soprattutto dell'ambito scolastico, è richiesto sempre l'attestazione rilasciata dal medico curante. L'alunno può tornare a scuola dopo 10 giorni con tampone negativo, oppure dopo 21 giorni se persistente positivo. Mentre per quanto riguarda l'operatore, essendo un lavoratore ed essendoci un'altra normativa che regola questo gruppo di persone, purtroppo il rientro in comunità, quindi il rientro nell'ambiente di lavoro, può avvenire solo dopo tampone negativo, e per i casi si preferisce sempre il molecolare. Per quanto riguarda i contatti stretti, la quarantena ormai è stata differenziata tra chi ha un ciclo vaccinale completato da 14 giorni, che è di 7 giorni, chi invece non ha un ciclo vaccinale completato è di 10 giorni. Quindi la quarantena si chiude dopo questo periodo con un tampone che può essere antigenico o molecolare. Se questo tampone per qualunque motivo non viene fatto, la quarantena si chiude dopo 14 giorni, e se ovviamente coinvolta la scuola non c'è necessità di alcuna attestazione di rientro. Mentre se il rientro avviene dopo 7 o 10 col tampone, il rientro può avvenire o con l'attestato del medico se lo rilascia, o con esibendo l'esito negativo del tampone, oppure con il nostro attestato di fine quarantena. Ci sono due situazioni particolari, e cioè che in caso di variante beta o sudafricana, diciamo che l'isolamento del caso, la fine dell'isolamento del caso può avvenire solo dopo l'esito negativo del tampone molecolare, e i test autosomministrati che stanno prendendo piede e sono, diciamo, sempre più diffusi, non sono considerati validi né per la diagnosi né per attestare la fine quarantena o la fine isolamento. Quindi il paziente in questo caso va invitato ad effettuare subito un test antigenico molecolare. Abbiamo poi dei casi particolari, riprendo e sottolineo ancora la questione dell'autotest, perché può diventare un problema se non viene subito confermato con un tampone nasofaringeo. Abbiamo la gestione del debole positivo, che ha attraversato anche diverse variazioni. Comunque attualmente
se il soggetto è asintomatico e non c'è un link epidemiologico, ad esempio non è un contatto di caso ancora in quarantena, il consiglio è quello di ripetere un tampone molecolare, però diciamo abbastanza vicino diciamo all'esito debole positivo, in genere entro 48-72 ore, se negativo il caso non viene confermato. E questo aspetto sta diventando sempre più importante, perché sapete che dietro alla guarigione di un caso c'è anche il rilascio del green pass, quindi bisogna essere anche, avere diciamo una qualche elemento di certezza per poter definire effettivamente caso Covid un vero caso. Il caso Covid guarito che diventa contatto, qui la disposizione, l'indicazione ministeriale è che deve essere disposta la quarantena, nonostante abbiamo visto che la probabilità di infezione in realtà è abbastanza modesta. Ovviamente escludiamo i casi per i quali è ancora attiva una catena all'interno della famiglia, in questa situazione non lo rimettiamo in quarantena. E poi abbiamo il tema della ripositivizzazione, che è stata affrontata poco fa dal professor Galli. In sintesi, se sono trascorsi meno di 90 giorni dalla prima positività, si ripete il tampone, se è negativo, come quasi sempre, non è una reinfezione, se è positivo si valuta anche la luce dei sintomi. Se sono trascorsi oltre 90 giorni, invece, si considera come una vera reinfezione e in questo caso è indicato fare anche il sequenziamento del ceppo. Da scuola abbiamo visto è stato oggetto di grandi discussioni, e quindi possiamo anche usarla come banco di prova per questa ripresa che è in corso. Su questa bilancia abbiamo due piatti, abbiamo il piatto del rischio, e qui dovremo verificare come sarà l'impatto della variante Delta. Perché la scuola è stata riaperta da poco, non sappiamo ancora come nei bambini può entrare e può diffondersi. Abbiamo il tema dei trasporti, abbiamo il tema nell'ambito scolastico anche della messa dello sport, perché la scuola non è solo l'aula in cui si fa lezione, ma è un sistema, è un mondo che comprende tante situazioni, compresi anche i ritrovi pre e post scuola. Sull'altro piatto della bilancia abbiamo gli strumenti che possiamo utilizzare per un controllo della pandemia, quindi ovviamente i protocolli di sicurezza di testing che devono rimanere, come devono rimanere le misure di protezione che noi conosciamo tutti, mascherine e distanziamento. Ovviamente adesso abbiamo anche lo strumento della vaccinazione, quindi la copertura vaccinale nella popolazione, perché ovviamente in questa popolazione ci sono anche i genitori dei bambini che vanno a scuola, oltre ovviamente alla quella che è la copertura vaccinale che riusciremo a raggiungere dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Sul trasporto pubblico ci sono pochissimi dati. La nostra ADS ha fatto due studi che sono in corso di pubblicazione, uno retrospettivo durante la seconda ondata dell'autunno 2020, riguardano alunni delle superiori, e uno prospettico nei primi mesi del 2021. E in cui si è cercato di valutare, sono studi ovviamente abbastanza difficili perché le variabili sono molte, quindi cercare di valutare l'esposizione, quindi distanza, tempo, modalità di trasporto, casa, scuola, rispetto a un rischio di contagio. Da questi studi non sono emerse delle associazioni significative con specifici mezzi di trasporto, se non un lieve aumento di rischio o aumentare i tempi di percorrenza. Tuttavia, quindi, non è stato trovato un'associazione significativa rispetto al trasporto pubblico locale. Tuttavia, questi due studi sono stati condotti in periodi in cui il tasso di occupazione dei mezzi di trasporto era al 50%, se ci ricordiamo, ed erano in vigore diverse restrizioni. Quindi ci trovavamo in una situazione molto simile all'immagine in alto che vediamo sulla diapositiva, mentre oggi siamo nella situazione rappresentata dall'immagine sotto, quindi in cui c'è un'indicazione sulla occupazione dell'80% dei mezzi di trasporto, tra l'altro difficile anche da controllare in alcuni momenti, in alcune situazioni sicuramente superiore, per cui noi intendiamo continuare a monitorare questo impatto. Abbiamo visto uno degli elementi importanti, se ne è già parlato anche prima, è la variante Delta, molto più contagiosa. Noi abbiamo registrato tantissimi focolai. Questo è un esempio di quello che è successo all'interno di una palestra per adulti, quindi non c'entra il mondo scuola.
a maggio-giugno 2021, dove vedete il caso Indice, che era una istruttrice della palestra, è riuscita a contagiare diciamo una decina di frequentanti di questa palestra, che poi a loro volta hanno diffuso il contagio ad altri diciamo partecipanti, oltre a determinare poi anche dei contagi secondari all'interno della famiglia, quindi sicuramente la prova di una contagiosità molto elevata. È stato citato prima, il professor Galli lo ha detto, l'impatto della variante alfa, diciamo inglese, nella scuola. Noi abbiamo avuto una prova molto evidente a fine gennaio, inizio febbraio, uno dei primi episodi che hanno dimostrato la, diciamo, l'entrata di questa variante. Vi ricorderete sicuramente a Bollate, c'è stato un focolaio che ha coinvolto più di 100 tra studenti e operatori, e poi contagi anche ovviamente a livello familiare, e proprio da Bollate è partito il primo utilizzo dei tamponi salivari, grazie all'Università degli Studi di Milano, che ha diciamo realizzato il primo kit che è stato utilizzato appunto nell'aprile 2021 per il ritorno a scuola di questi ragazzi. Poi dopodiché noi lo abbiamo utilizzato in altre occasioni, e quindi diciamo è partito questo, diciamo, questa prima valutazione sulla sostenibilità e l'accettabilità del tampone salivare, che poi ha portato, come ricordava prima il professor Clerici, diciamo un piano, un monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, che riguarderà proprio l'anno scolastico in corso. Per quanto riguarda la nostra, quindi vedete il kit che viene usato, è molto semplice, una specie di lecca-lecca che viene tenuto in bocca per almeno 60 secondi e diciamo succhiato, perché deve impregnarsi di saliva per essere poi processabile. Il nostro laboratorio di riferimento, siamo ben felici di questo, è quello dell'Università degli Studi di Milano, della professoressa Borghi. Quindi l'ATS ha identificato e sta volando le scuole sentinella a cui proporre lo screening, l'obiettivo di testare il 5% della popolazione scolastica, che ricordiamo sono le scuole primarie, le secondarie di primo grado, fino ad arrivare al 10% entro la fine dell'anno. Già stato detto, si fanno diciamo quattro test in due mesi, quindi uno ogni due settimane, quattro round. Il primo viene fatto in classe a scuola e gli altri tre al domicilio a cura dei genitori. I primi dati di queste due settimane di partenza abbiamo effettuato 1833 test con il riscontro di una positività. Questo sta anche già un po' a indicare che siamo in una situazione di relativa, diciamo, tranquillità o bassa circolazione del virus. La positività a questo test salivare non necessita di conferma col tampone nasofaringeo. Come aveva prima accennato il collega, c'è un possibile ulteriore sviluppo, cioè l'utilizzo del test salivare per lo screening dei contatti scolastici. L'ultimo, ovviamente, elemento sul nostro piatto della bilancia del controllo di questa pandemia è la vaccinazione. Nella nostra ATS noi abbiamo una copertura con le due dosi sulla popolazione in generale circa del 75%, rispetto invece alla popolazione dei ragazzi abbiamo che nella fascia 12-14 anni 6 ragazzi su 10 hanno fatto la prima dose, 3 di questi hanno fatto due dosi, quindi ci manca l'appello il 40% circa dei ragazzi. Tra i ragazzi più grandi, 15-19 anni, una situazione migliore, una maggiore adesione, 8 su 10 hanno fatto la prima dose, 5 di questi hanno fatto due dosi, e siamo già a una copertura abbastanza discreta, e speriamo di poter già vedere i primi risultati proprio andando a verificare l'andamento dei contagi in queste scuole. Da ultimo, in conclusione, ho potuto riportare una news che ho saputo proprio oggi, e cioè che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato al nostro Ministero che l'Italia ha raggiunto, primo paese in Europa, gli obiettivi di controllo dell'epatite B mediante l'immunizzazione, quindi diciamo un'altra, se vi ricordate sono 30 anni esatti di vaccinazione contro l'epatite B, partita nel 1991, un altro grande risultato delle vaccinazioni, per cui il messaggio che mi sento di dare in conclusione è che dobbiamo mantenere sicuramente alta l'attenzione, perché
di sorprese, questo virus ce ne ha già fatte molte e quindi anche se adesso siamo in una situazione che io definisco di stallo, con queste ondine che speriamo rimangano così e che anzi si vada verso un'ulteriore diminuzione e soprattutto il messaggio riguardo alla vaccinazione che speriamo veramente possa dare una spallata decisiva a questa pandemia. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, ringrazio tutti i relatori e darei la parola alle nostre moderatrici per iniziare un po' le domande che sono arrivate e vediamo come affrontare le ancora tanti punti aperti che ci sono stati lasciati dalle varie relazioni. Prego. Allora comincio io e ho una domanda, anzi per la verità avrei due domande per il professor Pierangelo Clerici. La prima è fatta da un collega medico di medicina generale, era una domanda inevitabile penso perché ci dice, va bene, allora la maggior parte dei test che abbiamo noi sono tamponi antigenici rapidi di prima generazione, ma se la loro validità è relativa come ormai, cioè sono superati, per quale motivo allora ATS insiste a volerli comunque fare o comunque a distribuirli o comunque a pretendere che siano usati come screening per i lavoratori, per esempio, pur avendo una validità abbastanza discutibile? La seconda domanda invece che volevo rivolgerle è qual è la sua opinione a proposito dei dosaggi anticorpali come, diciamo, diagnosi per il Covid, diagnosi utilizzo per il follow-up? Allora, rispondo a tutte e due le domande, ma vorrei aggiungere alla relazione del dottor Faccini un dato che mi è giunto in questo momento, lui non poteva averlo in tempo reale perché stava parlando della DG Welfare sui tamponi salivari in Lombardia. Sono 3.679 quelli saggiati con due positivi, per cui siamo in linea con quello che il professor Faccini diceva sulla TS Milano. Allora, perché i test di prima generazione? Perché l'ho spiegato prima, purtroppo ci sono due linee di approvvigionamento, una quella che viene fornita dalla protezione civile che porta ancora i test di prima generazione, l'altra fornita da regione ma che per adesso è aperta solo agli ospedali che porta quelli di terza e quarta generazione. Qui ci vuole l'impegno di ATS nei confronti di regione che consenta di aderire anche ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta a quella gara che è stata istituita per gli ospedali. Se no è un po' come il pungidito che ci ritrovammo a fare per il personale scolastico la primavera scorsa. Furono forniti dalla protezione civile, non potevamo sceglierli, potevano essere i migliori e i peggiori, ma quello ci fu dato. E vorrei sottolineare una cosa, che tutto ciò parte dal CTS nazionale, dove CTS nazionale, che dipende dalla protezione civile, non dal Ministro della Salute, questa è una cosa importante da sottolineare perché spesso si fa confusione, non presenta un microbiologo, baravirologo al proprio interno, sin dalla sua costituzione. Forse, e qui mi riaggancio alla seconda domanda, forse il problema degli anticorpi l'avremmo superato, perché io concordo pienamente col professor Galli, perché lui ha anche avuto, mi ha onorato nel citare il lavoro che con i collaboratori di Magenta e Legnano abbiamo fatto, ma quali sono i dati? Purtroppo, io non voglio pensare male, ma qualcosa di strano c'è, perché se l'FDA ancora settimana scorsa ribadisce che il test anticorpale non deve essere eseguito, non ha valenza, io posso leggerlo in una maniera politica perché si vuole spingere la vaccinazione, però uno è portato anche a pensare male, e non possiamo rimanere incartati. È vero che non c'è un indice internazionale di cutoff, ma il BAU ce l'abbiamo, il Binding Antibody Unit, per cui
potremmo utilizzarlo. Io veramente come microbiologo mi sento dimezzato facendo i tamponi non potenti. Senti Clerici, qui dobbiamo metterci, scusatemi l'interruzione, a scrivere qualcosa assieme come microbiologi. Non c'è un infettivologo neanche nel CTS, Zero. Sì, cioè, siamo in buona di persone che ci si deve domandare che tipo di competenza hanno. Quindi esatto. In buona sostanza forse è il caso di metterci a scrivere qualcosa, perché non si può andare avanti così. È uno strumento diagnostico fondamentale per i nostri pazienti immunodepressi, ma un po' per tutti. Ci sono milioni di italiani, e quando dico milioni credo di dire qualcosa di reale, che stanno andando nei laboratori privati a farsi il test anticorpale. Esatto. Questo vorrà dire quando, assolutamente, quando però purtroppo ci troviamo ancora con le circolari, le norme del Ministero che dicono che non è un test diagnostico, non deve essere utilizzato. Allora qui o veramente a testa bassa entriamo all'interno delle istituzioni e gli imponiamo, perché a questo punto deve essere un'imposizione, che il test anticorpale è fondamentale. Noi abbiamo vaccinato tantissime persone che potevano non essere vaccinate, quei vaccini potevano essere utilizzati per altri. Dopo ci siamo regalando anche effetti collaterali mica da ridere anche, sai, come l'hai visto anche tu, per cui... Assolutamente sì. Io ho strumentazioni pronte, ho reagenti in casa per fare i test anticorpali, ma sono inibito dal farli istituzionalmente, li faccio al personale ospedaliero, per carità, a quant'altro, a quelli che abbiamo utilizzato per le indagini, ma sono inibito dal farli a livello diagnostico. Non posso proporli alla popolazione. Poi privati, per carità di Dio, giusto che si arricchiscano, li fanno. Ma attenzione, li fanno contro la norma, perché anche questo va sottolineato, perché poi l'utilizzo non lo sappiamo. Però sicuramente col professor Galli sono perfettamente d'accordo, dobbiamo muoverci, dobbiamo insistere. Io ho parlato anche con la FISM, con le federazioni delle società dei medici. Assolutamente, non si può ad oggi, a quasi 2 anni dalla comparsa del Covid, non fare il test anticorpale. Le conoscenze le abbiamo assolutamente, e l'ha dimostrata ampiamente con i lavori che ha presentato il professor Galli. Bene, allora, sempre rimanendo, quindi allora su questo tema degli anticorpi, volevo sentire un po' anche il dottor Faccini. Qui in Lombardia, si sta, comunque anche nel resto dell'Italia, sta verificando una situazione rispetto al Green Pass, no? Che quindi può essere, viene concesso sulla base di un tampone positivo. Però appunto ci sono delle persone che hanno fatto una Covid e per vari motivi non hanno un tampone positivo, insomma, che lo attesti, ma soltanto gli anticorpi. Allora, è possibile magari attraverso anche la Regione Lombardia si possa in qualche modo far riconoscere anche la presenza di anticorpi come attestazione di malattia, in modo che anche queste persone possano avere un Green Pass? Sì, cioè noi l'abbiamo anche già sollevato questo problema, perché ovviamente riceviamo migliaia, come voi medici, qualche decina o comunque diciamo moltiplicato per il 2012 a TS Milano. Noi riceviamo migliaia di segnalazioni di persone che hanno appunto fatto il Covid senza un tampone, o quantomeno hanno avuto dei sintomi compatibili con il Covid senza tampone, e che hanno un test serologico positivo e chiedono di poter avere il Green Pass. Ma qui le regole sono ferree, come sapete. Peraltro il Green Pass viene rilasciato attraverso una piattaforma informatica del Ministero che ha certi requisiti, e quindi non si può, come dire, fare diversamente. Se questa situazione viene sbloccata, noi siamo pronti a inserire i dati nel sistema, però purtroppo non lo possiamo fare. Questa è la realtà. Bene, una domanda per il professor Galli, perché adesso è iniziata la somministrazione della terza dose per gli immunodepressi, poi è programmata la dose booster per almeno per gli over 80 e forse per il personale sanitario.
vacciniamo, come abbiamo sentito, naturalmente con un vaccino vecchio, tra virgolette, no? Quindi era quello che è stato fabbricato, costruito sul virus di Wuhan. Quindi andando avanti ci sarà la necessità di aggiornare questo vaccino anche in relazione all'eventuale emergenza di nuove varianti? Ora, l'emergenza di nuove varianti non è così immediatamente probabile, tenendo conto della grandissima efficienza di trasmissione di questa. Ci siamo spaventati recentemente per una possibile variante mu che non risponderebbe quasi per nulla, no? Cioè che non ha, nei confronti della quale il vaccino disponibile non evocherebbe abbastanza anticorpi efficienti. Ma questa variante non ha, insomma, è un po' dal punto di vista dell'efficienza di trasmissione, è un po' come mettere un'utilitaria con una macchina sportiva, insomma, non voglio dire una Ferrari perché non è tanto il momento, ma il concetto di fondo è che comunque la variante Delta ha una capacità diffusiva molto superiore a tutte le altre varianti che fino adesso sono comparse. Certamente ne possono comparire altre, tenendo conto che abbiamo interi continenti non vaccinati, voglio dire, dove il virus circola, fa forche e disfa e potrebbe arrivare a montare varianti diverse. C'è qualche indicazione che ci dice che i percorsi che il virus finisce per fare quando muta sono non preordinati, per carità, diciamo, un termine preordinato non è corretto da utilizzare, ma sono più o meno quelli, no? Per cui non, francamente qualcuno ha avanzato l'ipotesi che è difficile andare oltre la Delta come capacità diffusiva. Non ne siamo certi, ovviamente, e dobbiamo vedere che cosa succederà. Questo per quanto riguarda questo aspetto. Spezzo un'ulteriore lancia sulla stupidità della posizione attualmente ufficiale nei confronti del discorso accertamento della risposta al vaccino, perché la cosa paradossale è che noi non consentiamo di avere un Green Pass a gente piena di anticorpi in grado di difendersi, e poi cito la rarità delle reinfezioni sulla base del lavoro di clerici e collaboratori, tra l'altro fatto nel cortile di casa nostra, insomma, non chissà dove, no? È la nostra popolazione che ha dimostrato queste cose. Mentre a questi non diamo il Green Pass, ma non sappiamo oggettivamente se il signor tal dei tali, magari, voglio dire, con una seria malattia di base, avendo fatto il vaccino, ha risposto ed è protetto. Il che mi interessa sia dal punto di vista epidemiologico generale, abbiamo molti anziani probabilmente che non hanno proprio risposto o che hanno una lentissima risposta che... Per cui lì, magari, ecco, questi della lentissima risposta, un'altra botta di vaccino va anche bene, voglio dire. Però il concetto è che continuiamo a dare una patente a persone che non sappiamo se sono protette davvero o no, e la neghiamo a persone che probabilmente che ti possono esibire qualche cosa che ha senso come elemento di protezione. Questo non aiuta. Signori, noi abbiamo 4 milioni e mezzo di italiani ufficialmente guariti dalla infezione, e probabilmente un altro paio di milioni, 2 milioni e mezzo forse, addirittura di italiani che si sono infettati e non lo sanno, o che non hanno potuto documentarlo perché quando si sono ammalati il tampone non glielo si poteva fare. Allora, questa gente qua cosa deve fare? Passare per Novax o diventare l'elemento di opposizione alla vaccinazione, sapendo comunque che la vaccinazione per loro è un evento futile? Ma mi è capitato di vedere ieri una persona poveretta che l'hanno vaccinata a tutti i costi, pur avendo lei esibito un certificato che faceva vedere che, insomma, gli anticorpi ne aveva tanti. Ha fatto una reazione avversa pesante, che tra l'altro non sono certo che sia anafilattica, è venuta fuori dopo 30-35 minuti, si sono gonfiate le labbra e tutto il resto, poteva, e poi per diversi giorni ha avuto parestesie, poteva essere anche una reazione non soltanto di tipo primo, ma forse di tipo terzo, quarto, nel caso specifico.
le vogliono fare, perché se no non le danno il Green Pass, le vogliono far fare prove allergologiche pochissimo standardizzate, e dopo aver fatto queste prove allergologiche decidere se fa la seconda dose o no. Ora, signori, stiamo veramente superando il limite dell'idiozia nella ottemperanza di determinate circolari che arrivano dal Ministero. Quindi il long COVID? Come? Long COVID. Possono, devono essere vaccinati? Ma quelli che hanno fatto la COVID sono guariti? Che sono guariti e che hanno una persistenza dei sintomi. Hai un audio un po' difficile questa sera. I long COVID sono un altro contesto su cui va visto se hanno anticorpi o no e quanti ne hanno, perché in ogni caso sono un capitolo, come dire, complesso, e sono situazioni che conosciamo fino a un certo punto. Se hai una risposta anticorpale ancora valida, la tua probabilità di infettarti è bassa, quello che può succedere vaccinandoti sarebbe da valutare e da studiare, non da decidere semplicemente te lo faccio, punto. Perché altrimenti puoi trovarti magari qualche problema. Insomma, in realtà giustamente ci si fa molti problemi sulla safety del vaccino, ce la siamo fatta e continuano a essere rivendicati questi aspetti per quanto riguarda appunto gli studi registrativi, ma da un certo punto in poi credo che abbiano preso, come dire, in mano il comando delle operazioni visioni e posizioni che sono molto lontani anche dall'evidenza basata, no? della medicina basata sull'evidenza. Vale il criterio generale di tipo appunto sanità pubblica, per cui la cosa più semplice è vacciniamo tutti, qualsiasi cosa succeda, e senza tener conto delle realtà dei singoli, che detto da me sapete bene che non è una posizione anti-vaccino. Io mi incavolo come una biscia quando mi dicono questo ha avuto una sindrome di Guillain-Barré, non 10 anni fa, non lo si vaccina. No, lì abbiamo tutte le indicazioni per vaccinare, abbiamo vaccinato tutti gli immunodepressi, abbiamo vaccinato le persone anche con situazioni complicate da un certo punto di vista, perché devono essere protette più delle altre. Ma quelli che sono già protetti per conto loro è futilità. E magari andare anche a cercarsi qualche grana, voglio dire, anche perché di reazioni avverse molto fastidiose ne abbiamo viste più di una nei guariti. Ci abbiamo anche pubblicato un lavoro non sulle reazioni avverse, ma posso garantirvi che questi che fanno poi 4.000, 5.000 BAU sono poi persone che spesso hanno avuto 3 giorni di febbre, voglio dire. Ma perché? Ripeto, ma perché? Un'ultima domanda al professor Galli sugli anticorpi monoclonali, ma nella cura domiciliare della COVID. Si prepara qualcosa all'orizzonte? Ma guarda, francamente non lo so. Gli anticorpi monoclonali nella cura sono stati non un flop, ma sono arrivati in un momento in cui le questioni si erano così modificate, no? Tanto da non rendere assolutamente cogente e indispensabile farle in molti casi, anche perché poi l'anticorpo monoclonale funziona praticamente soltanto, almeno in linea teorica, in coloro che si infettano e hanno una serie di fattori di rischio che possono far prevedere la possibilità di un'evoluzione di malattia in senso negativo. Quindi, parlando appunto dell'anticorpo terapeutico sulla persona che si è già infettata, avere la controprova che poi questa cosa qua è stata efficace o no, ecco, io ne ho fatti parecchi di questi anticorpi. Non mi è andato mai male nessuno, però la convinzione che questi anticorpi abbiano avuto
una utilità intrinseca, mi rimane, cioè non hai mai un osservatorio sufficientemente ampio per poter dire sono serviti o non sono serviti. In realtà la fase finestra della produzione anticorpale e comunque in generale di una robusta risposta primaria al virus è una fase che richiede dai 10 ai 15 giorni dal momento dell'infezione, voglio dire, forse qualcosa di più. Quindi fase finestra come assenza di anticorpi, voglio dire, per più di 10-12 giorni dal primo sintomo, quando sappiamo che il sintomo c'è. Quindi è evidente che se glieli dai molto precocemente anticipi in parte una risposta che arriva un po' in ritardo per cercare di tenere il virus fermo e di battere in breccia, cioè fermarlo in breccia, insomma, no? Quindi ha un senso da questo punto di vista farli, ma ripeto, per il momento è un po' la montagna che ha partorito il topolino come impressione. Diverso sarebbe valutare l'uso di questa possibilità di intervento per la profilassi passiva di quelli che non puoi vaccinare, perché ci sono casi in cui questa cosa può essere opportuno farla, che non puoi vaccinare o che non ti rispondono al vaccino. Attualmente costi spaventosi ovviamente dovrebbero essere calmierati i costi, perché altrimenti non ha senso. Scusate, mi introduco per chiudere, o meglio, completare un po'. Da una parte si è discusso molto stasera e mi fa molto piacere delle problematiche legate al dosaggio anticorpale. Allora, per chiudere questo aspetto, nelle domande chiedono se c'è un cut-off per ritenere non opportuna la vaccinazione. Però prima di questa domanda, con la risposta dei nostri esperti, volevo fare una piccola riflessione, perché tutti noi ci siamo posti questo problema, cioè se uno ha fatto la malattia oppure non ha fatto la malattia, ma gli anticorpi sono presenti, perché non tenerne conto, ad esempio, per il Green Pass, piuttosto che tenerne conto per un timing diverso vaccinale. A questo punto io credo che bisogna tenere presente che c'è anche una filosofia di politica sanitaria che penso abbia avuto un po' il sopravvento nelle decisioni di tipo ministeriale, regionale, non sta a me dare il parere o il giudizio, però credo che questo sia l'aspetto che forse noi facciamo un po' fatica a comprendere e a condividere, ma dobbiamo ricordarlo, perché anche questo aspetto in una pandemia come questa penso che abbia avuto un suo perché. Ma l'ultima cosa che mi sento ancora di dire è questo: stasera c'è stato un grosso dibattito e a me fa molto piacere. Potrebbe essere utile però che proprio come ordine dei medici si potesse prendere in mano questo aspetto, anche perché ho proprio letto recentemente sulla Federazione Nazionale degli Ordini proprio tutto un capitolo molto approfondito sul valore del dosaggio anticorpale, quindi potrebbe essere un momento opportuno per mettere insieme le idee, i pareri e poter fare delle proposte. Con questo chiudo, se ripropongo la domanda di alcuni partecipanti, se c'è un cut-off da ritenere adeguato o comunque un cut-off su cui ragionare prima di una decisione vaccinale. È imbarazzante perché non può essere utilizzato. Noi sappiamo che 200-300 BAU di lavoro internazionale ci lo pongono come limite di immunizzazione nei confronti dei neutralizzanti fatti in vitro. Non possiamo però dirlo perché non c'è un rapporto con unità internazionali, dove ormai i kit per determinare gli anticorpi sono centinaia, ma non si possono assimilare fra di loro. Qui ci vuole un'azione forte di dire: non ci sono unità internazionali, bene, assumiamo il BAU in attesa di. Questo sarebbe già sufficiente. Poi vorrei ricordare, e mi è piaciuto l'ultima slide di Faccini, che abbiamo risolto il problema dell'epatite B, l'abbiamo messo sotto controllo con la vaccinazione. Professor Galli e il sottoscritto
stati cavie, e lo sottolineo, cavie per il Covid il 27 dicembre, anni guarda, quando ci siamo vaccinati. Ma il sottoscritto, e probabilmente anche il professor Galli, siamo stati cavie per l'epatite B. Io dal 1977, da studente, fui reclutato dalla professoressa Bergamini, che Fernanda ricorda, per la somministrazione di un vaccino sperimentale di virus estratto da carcerati americani. Vi lascio immaginare, poi è arrivato l'AIDS, come abbiamo vissuto quegli anni. Però era nostro dovere porci in quelle condizioni. Per cui se qualcuno dice che fa la cavia, non lo venga a dire a noi, assolutamente. E vabbè. No, e comunque hai perfettamente ragione, nel senso che il blocco sta nell'FDA e il motivo è politico, perché altrimenti non si... E poi gran parte di quelle metodi che vengono messe a disposizione vengono dalla Cina e dovrebbero essere, e potrebbero essere importate sul libero mercato dalla Cina. E questo è un altro problema. Che qualche, insomma, io non sono assolutamente contrario ad ogni forma di valutazione complottistica, però veramente non capisci per quale motivo uno strumento, che è anche uno strumento, perdonatemi, non epidemiologico, clinico, ti venga tolto e non ti venga lasciato usare, e soprattutto che non si arrivi a esprimere una volontà che arrivi a una, una standardizzazione. Tra l'altro i lavori stanno venendo fuori che ti fanno vedere anche il declino, il significato, la possibilità di protezione. E non ci vuole neanche molto ad andare a dosare gli anticorpi di quelli che si infettano per vedere se c'è una relazione o se è un altro il fenomeno che ti determina comunque la possibilità di reinfettarti dopo essere vaccinati. E ci sono esempi che non voglio citare in analitico di famigliole in cui due vaccinati, un tore che entra in casa, uno si infetta e l'altro no. Ecco, lì verosimilmente ci sarebbe da andare a capire, gli esempi così ce ne sono moltissimi, no? Qualche differenza c'è stata, solo di esposizione? O anche di entità della risposta. Però sull'entità della risposta siamo addirittura al capitolo 2, perché non siamo ancora arrivati nemmeno a poter definire la risposta in quanto tale e basta, insomma, no? Cioè, ci facciamo gli anticorpi in casa, Pierangelo, no? Tu hai i tuoi, io noi e i nostri, magari ce li compriamo anche con fondi di ricerca, avendo qualche studio aperto e per il momento andiamo avanti così. Sì, è la verità. C'era anche una domanda sul, come dire, per noi operatori sanitari che ci siamo vaccinati e anche non a rischio, anche non fragili o comunque, quando potrebbe essere il timing del booster? Della terza dose. Sapete, la risposta è semplice. Io e Pierangelo Clerici scadiamo come lo yogurt il 18 di gennaio dell'anno prossimo, da questo punto di vista. Ma il punto è, perché scadiamo il 18 di gennaio? Perché qualcuno ha stabilito che non abbiamo più protezione? O perché semplicemente burocraticamente è stato deciso di portare, attenzione, da 9, questa è una trovata europea, non soltanto italiana, da 9 a 12 i mesi di validità di una vaccinazione che nessuno ha mai misurato se è stata davvero valida o no? Però così stanti le cose, si scade come lo yogurt, io e Pierangelo, il 18 di gennaio dell'anno prossimo, e a questo punto io sarò in pensione, per cui magari non lo so, cioè vediamo. Però voglio dire, la domanda è così, ci rivacciniamo tutti ed evviva, senza aver capito se questa cosa è comunque indispensabile, necessaria e se porta un effettivo vantaggio, voglio dire. Stiamo parlando non della popolazione
degli anziani, non stiamo parlando non della popolazione dei fragili, stiamo parlando di operatori sanitari di cui, vabbè, io sono il più anziano in assoluto avendo già compiuto i 70 anni, ma gli altri sono mediamente assai più giovani e andiamo indietro su quelli decisamente più giovani nell'ambito infermieristico. Anche questo non aiuta a in questa categoria in particolare a cementare l'adesione alla vaccinazione, perché sono troppi gli elementi discutibili in tutto questo discorso. Poi, da funzionario dello Stato, arrivasse la disposizione a vaccinarsi, posso avere le mie idee, le mie posizioni, le mie realtà, le mie valutazioni scientifiche, ma mi vaccinerei disciplinatamente, senza se, senza ma. Ove fosse questa la disposizione, per carità, distinguiamo tra quello che è un dibattito su questioni scientificamente non definite e quello che è l'ottemperanza a quelle che sono le cose che ci toccano come persone che hanno scelto di fare un certo mestiere e che anche ob torto collo, a questo punto dicono anche obbedisco, voglio dire. Farò fatica, però è quello che finirei per dire. Sei senza microfono, Pierangelo. Diciamo obbedisco, ma non usi obbedir tacendo, che è una cosa diversa. Tacendo morir, che non è poi divertentissimo. Ecco. Scusate, c'è una domanda pediatrica che vorrei fare in conclusione, perché forse ci allontana un po' da... Dov'è il pediatra? Da questo argomento... Hai spento l'audio. Marina, non hai l'audio. Non hai l'audio. Eccolo qua. L'avevo rimesso, ma evidentemente non ha preso il comando. Volevo fare una domanda pediatrica, perché c'è un pediatra che la pone staccandoci un po' dall'argomento che ci ha un po', che ha vivacizzato molto questa parte dedicata alle domande. Una pediatra poneva questo quesito: poiché i casi nell'età pediatrica sono aumentati molto, sono molto numerosi e sarà così, visto che è il gruppo di non vaccinati più numeroso. Siamo nella fase in cui molti bambini hanno una patologia molto, molto banale, o perlomeno cominciano le infezioni delle alte vie respiratorie, quindi il rischio di dover tamponare in maniera anche diffusa è molto alto. Quindi per il tipo di epidemiologia che c'è in questo momento, quale può essere qualche suggerimento, anche se mi rendo conto che è davvero molto difficile. Però la mia domanda è anche questa: se dai dati che avete in vostro possesso è possibile capire se i bambini che sono positivi hanno un link epidemiologico con l'adulto, per dire, sono bambini che si sono infettati in casa piuttosto che in altro ambito? Questo per capire se ancora vale un po' quella regola che ci eravamo detti fino a qualche mese fa, che molto spesso non è tanto il bambino che infetta l'adulto, ma piuttosto l'adulto che infetta il bambino. Questo forse valeva un po' di tempo fa, adesso probabilmente non sarà più così. Però in questo momento, secondo voi, cosa vale la pena? Se di essere... di portare, di prescrivere, di chiedere tamponi con una certa facilità, tra virgolette, cioè anche con sintomi molto banali, o possiamo ancora ragionare un po' sull'aspetto clinico, ma soprattutto su quello anamnestico epidemiologico? Marino. Ah, pensavo rispondesse la pediatra. Ma dunque, la risposta che mi viene è abbastanza difficile, ovviamente, la domanda, non è facile. Da un lato abbiamo una prevalenza generale che è sostanzialmente bassa,
Quindi, a differenza di altri periodi che abbiamo attraversato nei mesi scorsi. Dall'altra, però, siamo anche in una fase di riapertura delle collettività. Quindi credo che queste due diciamo, atteggiamenti contrastanti di non fare e di fare si bilanciano un po'. Forse la mia bilancia in un momento in cui stanno riaprendo le scuole e dobbiamo capire bene cosa succede è quella più sì che no, cioè mi sentirei di dire più sì che no con una valutazione però di base, cioè adesso detta così può andare da chi ha uno starnuto a chi ha le cose più, diciamo, più un pochino più significative, però siamo in una fase in cui secondo me è importante tenere il monitoraggio della situazione e quindi non perdere il testing, perché è quello che ci farà capire certo. La cosa funziona. Perfettamente d'accordo, tenendo anche conto di un altro fattore che, ahimè, è quando il bambino è raffreddato è più facile che non abbia la Covid, che spesso si manifesta del tutto asintomatica nei bambini o talmente pauci sintomatica da no, non essere magari l'elemento che... quando ne trovi uno sintomatico facilmente a qualcos'altro. Ecco, in questo momento in particolare della ripresa della socialità tra i bambini nelle scuole, voglio dire. Quindi è anche un bel elemento così ingannevole da questo punto di vista. Poi ovviamente sui grandi numeri avrai anche bambini che stanno veramente male, purtroppo. E non lo so, una domanda che mi pongo io e che pongo a voi, poi magari andiamo poi a casa tutti perché io sono ancora qui col mio bravo camicino in ospedale. Allora, il discorso è cosa facciamo quest'anno con l'influenza nei confronti soprattutto dell'età pediatrica, perché per il resto lo dovremmo sapere, vero Marino, cosa fare. Ma il concetto è che l'anno scorso ci ha dato, come dire, un anno di bonus l'influenza. E santa mascherina probabilmente ci ha aiutato molto anche a limitare molto nell'adulto le altre infezioni del primo respiratorio, insieme alle limitazioni oggettive di socialità e circolazione che ci sono state. Però prendere sotto gamba la campagna vaccinale prossima ventura e non riapprofittare del discorso riguardante i bambini sarebbe secondo me un errore. Poi non so come la pensiate. Noi ne abbiamo già parlato in commissioni varie quando esistevano. Forse esistono, ma non mi chiamano, ma questo è un altro discorso. Non ci chiamano. Non chiamano più nessuno, guarda, non chiamano più nessuno ormai. L'impressione appunto che ogni tanto ultimamente ti chiamano così per avallare qualcosa da un giorno all'altro senza nessun tipo di partecipazione esperta, mettiamola così. Non perché magari anche l'hanno fatto degli esperti veri, per carità, però sta a mettere dir di sì da un giorno all'altro piuttosto fastidioso, voglio dire. Marina, cosa ne pensi del discorso vaccinazione bambini influenza? Ma noi, devo dire, l'anno scorso abbiamo fatto una grossissima campagna vaccinale, cioè pediatri di famiglia davvero hanno vaccinato molto, ma anche c'è stato un problema forse organizzativo all'inizio, perché siamo arrivati ad iniziare la campagna vaccinale molto tardi e sappiamo bene un po' come è stata piuttosto travagliata. Però devo dire che c'è stata una grossa partecipazione da parte dei pediatri di famiglia, ma in tutta la Lombardia, e l'adesione delle famiglie è stata buona, devo dire, nel senso che accettavano volentieri. Abbiamo dei dati? Dovremmo averli, sicuramente ci sono. Bisogna, credo che nel prossimo convegno che ci sarà adesso organizzato da Katia Borriello ci saranno proprio i dati sulla vaccinazione, però credo davvero che l'aspetto organizzativo lo scorso anno abbia giocato a sfavore, proprio perché le famiglie si sono trovate davvero un po' ci siamo trovati un po' alla rincorsa della vaccinazione da fare. Dopodomani è il 1 ottobre, per cui Però mi sento molto, insomma, di sostenere quello che è stato fatto lo scorso anno, e quest'anno sicuramente ci sarà un po' forti anche dell'esperienza dell'anno scorso, perché ricordiamo che l'anno scorso abbiamo usato un vaccino del tutto nuovo,
con modalità anche un po' diverse da quello che la letteratura americana ci dava. Quindi abbiamo dovuto anche fare un po' di formazione su questo aspetto, informazione, quindi penso che sulla base dell'esperienza passata, del miglioramento, spero, organizzativo, le cose possano andare meglio. Sicuramente l'influenza l'anno scorso non c'è stata, quindi spero che anche quest'anno sia così, anche se io ho qualche dubbio, ce l'ho, perché con la ripresa della patologia di settembre, devo dire, siamo rimasti tutti un po' perplessi dalla numerosità di patologia che è emersa. La gente che va più in giro, c'è niente da fare rispetto all'anno scorso, fortunatamente, ma le conseguenze. Marino, secondo te come butta sta storia della vaccinazione quest'anno? Allora, quest'anno sicuramente i vaccini ci sono già, e questa è un'ottima notizia, quindi le gare sono pronte, i fornitori sono pronti, quindi la macchina può partire prima e con maggiore certezza rispetto all'anno scorso. L'introduzione dello spray per i bambini è stata una svolta, almeno un aspetto positivo c'è stato nel caos, perché è stata la prima esperienza italiana in questo senso, e la copertura è stata del 25% nello 0,6 anni, nei 2,6 anni, che partendo da un valore tendente allo zero, diciamo, è stato un buon risultato. Probabilmente se si partiva in modo più organizzato sarebbe stato il numero, non ho sentito il numero, la percentuale, ma era circa il 25% del bambino sano che aveva una copertura pari a zero praticamente, e quindi partendo con maggiore organizzazione e maggiore tempismo probabilmente la risposta sarebbe sicuramente migliore. Anch'io penso che quest'anno non ce la caveremo come l'anno scorso sul versante influenza, e quindi spero però che, proprio perché l'anno scorso non c'è stata e che c'è tutta questa discussione sui vaccini Covid che in qualche modo polarizza le situazioni, che non ci sia un problema nel recuperare l'adesione delle persone. I sentori non sono buonissimi. C'è anche l'incrocio per gli anziani con la terza dose Covid, per gli over 80. Quindi ci sono delle variabili che secondo me vanno ben considerate, perché potrebbe essere addirittura un'opportunità, però, braccio sinistro, braccio destro. Esatto, ecco, questa potrebbe essere l'opportunità. Il problema è che le circolari non chiariscono mai questo aspetto. Chi si piglia le responsabilità? È stato suggerito anche nell'ultima domanda questa opportunità. Io speravo di dare una risposta. Speravo che nell'ultima circolare che è uscita l'altro giorno questo aspetto fosse chiarito. Invece non si dice nulla, cioè il problema è anche questo, che non è che hanno detto devono stare distanti 15 giorni come era la vecchia regola, scritta, non scritta, scritta in qualche modo. Qui non si dice nulla. Quindi se io guardo in base a quelle che sono le indicazioni generali sui vaccini, sono due vaccini che non interferiscono, comunque che non dovrebbero interferire l'uno con l'altro, e quindi io potrei farli insieme o a distanza di qualunque giorno l'uno con l'altro. Però occorre che qualcuno lo scriva. Nello studiato, io se qualcuno lo scrive lo firmo, se vuole lo scrivo, magari qualcuno lo firma. Comunque è un aspetto che anche questo è abbastanza, secondo me, purtroppo è rimasto in sospeso. Ma è un altro argomento anche questo, di ordine da un po' da ordine dei medici, se vogliamo, no? Perché comunque sia, ove non intervengano autorità di tipo diverso, voglio dire, sono posizioni che possono venire fuori anche in ambito ordinistico, queste cose qua, perché sono problemi di interesse generale e di anche riprotezione, se vogliamo, degli stessi operatori, che non possono essere lasciati soli anche nella decisione di come vaccinano e di dove vaccinano, insomma, non devono. Se non ti sostiene nessun altro, ti sostenga il tuo ordine con una presa di posizione e con l'equivalente di una
lavoro di una posizione scientifica espressa, no, come dato condiviso, su cui quello che vale è il parere esperto e il rapporto costi-benefici, che insomma questa cosa può determinare. Se no perdiamo un altro tram, secondo me, ma di quelli importanti. Bene, con la promessa che insieme a Maria Grazia faremo questo pensiero, io direi che l'ora è tarda, lasciamo andare il professor Galli a casa, noi che siamo più fortunati già ci siamo, salutiamo tutti gli astanti che sono rimasti anche abbastanza numerosi. Se il mio benissimo, il nostro regista, che approfitto per ringraziare perché è sempre bravissimo, puntualissimo, grazie Nicola, rivediamo insieme queste due regole. Ricordate che per acquisire i crediti, in questo caso 3,6, potrete farlo rispondendo al questionario a partire da domani, ore 12 fino a mezzanotte di sabato prossimo. Io direi grazie davvero di cuore a tutti, agli oratori naturalmente, che sono stati puntuali e veramente bravi, esaustivi, e grazie al numeroso pubblico che abbiamo avuto questa sera.